Grazie di essere qui nonostante la bellissima giornata, siete comunque tanti, pensavo meno perché la Basilicata è una delle regioni meno conosciute d'Italia. Io sono Lucano, sono nato a San Mauro Forte, un piccolissimo paese sull'alta collina materana e quindi oggi ho rubato il posto Massimiliano Girardi eh, perché eh, ci, problemi di microfono ci tenevo a eh, condurre questa uh, mattina che, improvvi che improvviseremo per cui uh, non c'è la scadettata rigida dei precedenti incontri. Ho un po' di problemi di riverbero, c'è qualcosa che... dobbiamo spegnere con il... va bene così? Ok, scusate. Dunque, innanzitutto a tutte le mamme, evviva, evviva, evviva. Grazie di essere qua. Da maschietto ringrazio voi donne per averci messo al mondo e chiedo scusa per i disastri che gli uomini combinano. E tuttora se penso a Putin e se penso a Trump c'è da vergognarsi di appartenere a questa categoria, ma insomma facciamo il nostro meglio, qualcuno di noi cerca di riparare ai danni. E... Se di donne ai posti di comando ce ne fossero di più saremmo tutti meglio. Ho sempre auspicato una specie di Merkel per questa nazione o per questa città, senza nulla levare ovviamente ah, alla sindaca Raggi, ma per governarla insomma, sta facendo il, il, come si dice, il suo bene, però prima che arrivasse lei da milanese ero abbastanza turbato di quello che vedevo. Un'altra cosa che volevo condividere con voi è che sono stato rinnovato per altri tre anni a dirigere questo teatro e ringrazio il Presidente Bevilacqua, il Consiglio di amministrazione, i soci, ovviamente la Regione, il Campidoglio eh, e anche il Ministero della Cultura e dei Beni Culturali. E sono stati quattro anni per me bellissimi, faticosissimi, dalla mattina alle 8 a mezzanotte tutti i giorni per trasformare questo teatro in quello che è, un agora civile e culturale, un Parlamento sociale, un luogo vivo, lo dimostra che la domenica mattina siete qui invece di essere altrove e quindi staremo insieme ancora. E, eh, oggi è l'ultima puntata eh, e stiamo capendo come come dire, che taglio dare alla prossima, se andare al nord, visto che abbiamo dedicato al Mediterraneo questa puntata, oppure se riconcentrarci su Roma perché le scoperte a Roma per fortuna continuano progressivamente. Vi voglio anche dire che abbiamo promesso al nostro amico direttore del patrimonio dell'archeologo siriano Mahmoud Abdul Karim, che abbiamo avuto già due volte in questo teatro e però non ha potuto raggiungerci, come sapete, per uh, uh, l'infittirsi uh, gravoso del, del, del conflitto in Siria e, e quindi ci sarà sicuramente, mi impegno oggi davanti a voi, a dedicare una puntata interamente alla, alla Siria. Poi prima di entrare nel merito vi voglio eh, ricordare, ehm, Katia portami un pieghevole che non ce l'ho, vi voglio ricordare che oggi c'è l'ultima puntata di eh, l'ultima replica di Democracy in America, uno spettacolo di Romeo Castellucci che vi suggerisco di vedere, è uno dei nostri artisti più importanti, più visionari della società Serafero Sanso, molto noto all'estero, poco conosciuto da noi e siamo il secondo il teatro d'Italia che lo ospita alle 5. Va alle radici della, della eh, democrazia americana, partendo dal viaggio del francese Alexis de Tocqueville, ma lo fa in un modo molto particolare, molto visionario, ovviamente andando fino a, come dire, alla ritualità che è la base della nascita della democrazia ateniese che è poi la democrazia che si è diffusa in tutto l'Occidente. Me lo sono dimenticato di là, grazie. Grazie a Catia Fauci, grazie anche a Sandro Piccioni e a tutti i colleghi del Teatro di Roma. Un altro spettacolo bellissimo oggi alle 19 a India che chiude. Eh, tutto il nostro percorso intorno alle violenze di genere alle violenze alle donne, mi dispiace dirlo oggi, eh, e lo spettacolo Mi sa che fuori è primavera tratto da un testo di concita De Gregorio eh, che ha intervistato, ve lo ricorderete, un fatto di cronaca tremendo eh, di una donna italiana sposata con uno svizzero, eh, si separano. E non c'è femminicidio, ma le forme della violenza sulle donne sono molto diversificate. 2011 il marito, eh, Mattias, eh, le rapisce le due bambine gemelle, fa un viaggio eh, per tutta l'Italia e si suicida a Cerignola, eh, in Puglia, e delle due bambine non c'è più traccia. È un monologo fortissimo. E perché ci racconta anche che la cara Svizzera non è poi quel paese così eh, felice perché lei denuncia tutto ciò che non, ha fatto, non hanno fatto i giudici eh, in quella settimana di orrore fino a quando hanno trovato il cadavere del figlio. Lo riprenderemo sicuramente in novembre su questo palcoscenico per chi non potrà vederlo oggi perché noi continueremo a testimoniare a far entrare la storia, la storia del nostro presente su questo palcoscenico. Poi vi ricordo infine... Per chi non avesse visto, martedì riportiamo l'Arlecchino Servitori e due Padroni qui su questo palcoscenico, creazione del 1947 di Giorgio Streller, che è uno dei manifesti della nascita del primo teatro pubblico in Italia a Milano e avremo quella sera Ferruccio Soleri che l'ha interpretato per 60 anni e, e qui passa il testimone a un giovane Arlecchino e, e quindi è un accadimento importante. Ferruccio Soleri ha 86 anni, ha recitato fino all'anno scorso, ogni capriola che faceva, ter eravamo terrorizzati tutti quanti, eh, però a noi mh, ci piace pensare che il nostro repertorio, penso a Eduardo, penso a Pirandello, penso a Dario Fo, penso a Goldoni, sia un nostro patrimonio, tuttora oggi, Vivido e vivace che giri ancora il, il mondo. E Ferruccio Soleri nel 2010, pensate, è entrato nel Guinness dei primati come l'attore che nella storia ha recitato di più lo stesso personaggio. Povero lui, ma si divertiva. Ha fatto coincidere la sua vita con quella di Arlecchino. Quindi, se volete essere con noi a festeggiarlo, martedì eh, 15. Poi per finire lo, dico, lo, le informazioni su questo nostro scorcio di stagione così ricco. Da martedì 15 sempre a India, Viva l'Italia, le morti di Fausto Iaio, un testo bellissimo, lo raccomando a tutti, è molto emozionante, di un teatro che testimonia la storia e il presente sulle morti di Fausto Iaio, due giovani che furono uccisi due giorni dopo, nel 78, eh, il rapimento di Moro, sullo sfondo di Moro, questi due giovani eh, che frequentavano un centro sociale. Eh, un cavallo che frequentavo anch'io e che frequentava anche, pensate, Matteo Salvini <ride> ai tempi, eh, quando era comunista, per dirla con, con Gaber, e furono freddati da un sicario giovane romano, partito da Termini, sceso alla stazione centrale, è andato in via Casoretto e ha freddato questi due per, per così. La storia poi ci, ci dirà. Questo sicario è stato prosciolto dalle accuse per insufficienza di prove. Non voglio citare il nome perché non voglio essere querelato, ma è uno dei protagonisti maggiori, tra virgolette protagonisti, eh, di Mafia Capitale, per fortuna in galera e spero che non esca mai. E... Fine. Allora. Invito i nostri ospiti di oggi a partire dal sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri. Eccolo qua. Raffaello, mettiti là. Pietro Laureano, architetto urbanista, consulente UNESCO, poi vi dirò di più. Ciao, state attenti a questo spigolo. Il professor Massimo Osan, che è anche direttore del parco ecologico di Pompei, attenzione allo spigolo. E infine Giuliano Volpe, professore di archeologia cristiana medievale all'Università di Foggia e presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero. Qua c'è la sedia vuota per me. Ma io voglio salutare anche Massimiliano Gilardi, il nostro moderatore e conduttore che è qui in prima fila ha alzati i fatti vedere che ci sei, il professor Andreas Steiner, direttore di, uh, delle riviste Archeo e Medioevo, che in queste sei puntate ci ha svelato ogni puntata qualche chicca e infine il nostro... Eh, esimio, eh, stimato, amato, eh, illustre, eccetera, professor Senati. <ride> allora, noi parliamo di, eh, di matera. Lucana tra greci e romani. La basilicata è il cuore del sud, la considero una specie di Umbria del sud perché ha anche lo stesso forma. Eh, a differenza dell'unica regione che non ha il mare, eh, che è l'Umbria, la Basilicata affaccia su entrambi i mari: lo Ionio, da, sulla quale sono approdati i greci, fondando Eraclea, Metaponto e così via, e eh, sul Tirreno, che conoscerete ovviamente per una delle bellezze del Tirreno, che è, è, è Maratea. È una regione chiusa tra la Campania, la Calabria e la Puglia e dunque è stata protetta diciamo in qualche modo perché le grandi vie di comunicazione l'hanno sfiorata. Pensate alla dorsale adriatica e la dorsale tirrenica, la famosa autostrada del sole, il cantiere più longevo della storia dell'umanità. Il ministro Colombo, tra le sue, che è stato una specie di, eh, di rasbuono, espressione politica di questa regione, eh, realizzò. Una, una uh, infrastruttura importante, la cosiddetta Basentana, che percorre fianco il fiume Basento e che congiunge uh, il Tirreno allo al, all Ionio, uh, tra l'altro raccontato in un celebre film uh, di Rocco Papaleo. Questo ha permesso alla Basilicata di, essere, di mantenersi uh, protetta. Uh, nello stesso tempo, appunto, uh, è una regione fino a qualche tempo fa poco, poco visitata, poco conosciuta. Invece ne scopriremo dei pezzetti oggi, ma vi voglio dire che... Molto territorio della Basilicata era divisa in feudi, addirittura dei colonna, degli Orsini e addirittura i Visconti di Modrone hanno tuttora una tenuta a San Teodoro, vicino a Metaponto, dove coltivano le arance e un sacco di altre cose. Quindi proprio perché le famiglie patrizie laziali avevano un territorio non proprio fertile dal punto di vista dell'agricoltura, quale quello del Lazio, si sono spinte finso fin laggiù. E, eh i, i buon compagni Ludovisi erano, erano anzi buon compagni, era uh, principe di Venosa per esempio. Quindi mh, nella storia della Basilicata si intreccia anche un rapporto con Roma che è tutto da raccontare e, e da svelare, che me lo ha raccontato lo storico Anthony Maiallati quando l'ho portato la prima volta in Basilicata e che noi Lucani non sapevamo assolutamente nulla. E, mh, lo scoprimmo nel 2013 quando a Milanesiana il festival letterario di, di Elisabetta Sgarbi, vor, curai eh, un, un viaggio in Basilicata, c'era anche l'illustre sindaco che ci parlò di una bellissima eh, vicenda, del furto di eh, sinopie, di affreschi eh, nelle chiese rupestri e poi la sua eh, restituzione. Quindi ehm, l'invito è a conoscere questa regione che oggi è d'attualità per il fatto che eh, è il più grande giacimento petrolifero continentale. I, qualcuno la definisce la Lucania Saudita, ma ahimè la politica ogni tanto fa dei guai. Pensate che, me l'ha detto Massimo Moratti quando l'ho portato giù, Petroliere, che la Basilicata prende le royalty sull'estrazione del petrolio più basse del mondo. Siamo bravissimi noi a, come dire, e che addirittura in uno spettacolo di Ulirica Pesce, che abbiamo fatto qui, ve lo ricorderete, il ritratto di Una nazione d'Italia Lavoro, ci ha raccontato che alcuni sindaci della Valdagri non sanno come spendere i soldi la corta visione di alcune persone e cambiano i marciapiedi tutti gli anni con i soldi, del, addirittura facendo arrivare delle pietre eh, costose eh, dal Marocco. Parleremo di Matera. Matera è una città straordinaria e ha vinto il concorso, ha battuto le altre città eh, italiane. A, eh, come città capitale europea della cultura 2019 in modo molto semplice eh, mi permetto anche di essere critico sul dossier perché ho fatto parte del comitato tecnico scientifico fino al 2013 poi mi sono dimesso sono stato il secondo promotore di quella candidatura insieme a Francesco Salvatore e eh, non c'era dubbio che avrebbe vinto Matera per quali ragioni? Rispetto a Ravenna e rispetto a Siena perché il Centro Italia l'aveva già vinta la candidatura quando Melina Mercuri a tri e ministro della cultura uh, greca inventò le capitali europee della cultura nell'85 e fu fatta a Firenze. Poi nel 2000, e, uh, 2000, e 2000 Bologna, quindi il nord era stato già assolto, restava il sud. Nel sud c'erano candidature Caglia di Palermo un po' uh, accelerate, un po' raffazzonate, una molto forte di Lecce e del Salento, perché la Puglia ha vissuto un momento felice con Ichi Vendola, con una straordinaria assessore alla cultura che è la Silvia Godelli, quindi si temeva quella candidatura. Ma qualsiasi membro della Commissione europea e saluto il Presidente, ex Presidente della Commissione Europea Silvia Costa, l'onorevole parlamentare che ci ha seguito e ci segue costantemente. A cui dobbiamo anche l'anno questo, il 2018, anno del patrimonio culturale europeo, sia materiale e immateriale, e noi parliamo spesso di cultura materiale, l'archeologia, ma non dobbiamo mai disgiungere dal fatto che quello che vediamo, abbiamo visto, è sempre servito a qualche cosa, un'attività immateriale, però molto intrecciata. Dobbiamo sempre abituarci a considerare patrimonio ciascuna pietra significa qualcosa e Matera, che è la città scolpita, l'unica città al mondo che ha una longevità di abitazione così lunga, ce lo spiegherà benissimo Pietro Laureano che l'ha studiata, ma ha almeno 10.000 anni di continuità, quindi dal paleolitico al neolitico, a tutte le fasi dei metalli fino, fino a oggi. Se Roma è stata fondata a 2700, adesso non mi ricordo abbiamo fatto il compleanno, il compleanno, scusate, il Natale di Roma da poco, capite che è una città eh, con una potenza e una storia straordinaria. Dico perché non poteva che vincere? Perché Matera non ha mai partecipato al ballo delle debuttanti della storia, meritava di, avere, di essere attenzionata, termine orribile ma eh, vi fa capire bene, e quindi è stata scelta perché se andate a Matera vedete qualche cosa, vedrete qualche cosa, proverete delle emozioni che nessun'altra città costruita dall'uomo ha e quindi spettava a lei. Poi c'è stato anche il dossier, ma le ambizioni che avevamo all'inizio di quella candidatura erano ben alte di quelle che andremo a vedere. Mi dispiace dirlo davanti al sindaco, ma sarà così, perché noi abbiamo immaginato una candidatura che coinvolgesse tutto il Mediterraneo, tutto il Sud e tutti i 131 paesi della Basilicata che si stanno spopolando, ovviamente, e quindi quel patrimonio materiale e materiale, cara eh, onorevole Costa, eh, si sta disperdendo. E noi pensavamo che, Matera 2019 rappresentasse un po' una diga per far sì, o comunque dei contrafforti per far sì che quella cultura non si disperdesse. Invece sono passati otto anni, pensate che a Matera non c'è neppure un teatro con l'agibilità. Voglio vedere come faremo eh, l'anno prossimo a, a, a rappresentare gli spettacoli. Nelle bellissime cave di Tufo, ma ancora quelle non sono neppure attrezzate. Quindi mi dispiace dirlo davanti a voi, ma quella candidatura è stata un'occasione mancata per il Sud e in particolare per la regione e in particolare per la regione per Matera. Però gli italiani poi ce la fanno, ma i fallimenti al sud, pensate al forum delle culture a Napoli che cosa ne è successo. Speriamo comunque che qualcosa accade. Noi, come Teatro di Roma, dedichiamo questa puntata a Matera 2019 e come Teatro di Roma saremo presenti sindaco, con due cose una nostra produzione con il regista Milo Rau regista del momento, che lavorerà sul Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che è stato il regista che per prima ha lanciato l'attenzione su quella città col suo famosissimo film. James Hillman dice in politica della bellezza, scritto nel 99, filosofo e americano, la città, caro Laureano, è l'esibizione tangibile dell'anima comunitaria. Quindi più di così è, eh, è chiaro. La terra, ce lo racconterà bene lui, nasce scavata, la città scolpita dall'uomo, quindi dove il rapporto tra natura e cultura è strettissimo. Mai città al mondo l'ha così ben tutelato, ben realizzato. Si scavava e con i materiali di risulta si costruiva l'esterno. Queste sono foto ovviamente prima del riconoscimento UNESCO la città che era vergogna nazionale, furono sfollati tutti i materani, fu grazie a Olivetti eh, portarono degli architetti e costruiti dei quartieri nuovi eh, della città nuova, ma si disperse il, quel, quella modalità di, di vita, che era una modalità comunitaria molto stressa. Ah, ecco perché ho voluto citare Ilman, dove... Mentre cammini stai camminando sul tetto di una casa, Nessuna del, alcuna goccia dell'acqua piovana va dispersa, ogni casa ha la sua cisterna, c'è un equilibrio eh, del, della temperatura interna pazzesco, fresco d'estate e caldo d'inverno. È vero, si viveva con gli animali, eh, però c'era il suo luogo, quello fu lo scandalo della vergogna nazionale. La vergogna nazionale poi, grazie a Pietro Laureano che ha, scritto, ha preparato il dossier del 93, che consiglio di eh, ricomprarvi, si chiama Giardini di pietra bollati boringhieri che è stato ristampato nel 2012, Matera diventa il sesto patrimonio UNESCO dell'Italia, il primo del sud, un applauso a Matera che è diventata patrimonio dell'UNESCO, <ride> dove si viveva in stretta comunità, non come la città ottocentesca, latricità novecentesca, non come le città di oggi dove i grattacieli delle archistar sono uguali dovunque, da Milano a noi a Sydney a Dubai. Ecco questo è una mancanza di rispetto, a mio parere, degli urbanisti e degli architetti, una rinuncia al rispetto del genio suloci e quindi a quelle caratteristiche di identità culturale che dicevamo prima. Matera dopo il riconoscimento dell'UNESCO, ci racconterà poi Laureano, è stato... Come dire, è stato tutto un progetto di ritorno nei sassi e pensate che il primo a ritornare nei sassi è il nostro Raffaello De Ruggeri che ha un mezzo castello bellissimo, non lo dico castello ma è un palazzo straordinario. È tutta costruita in tufo ed è pazzesco perché vedete nei tufi ovviamente conchiglie, cavalucci marini e quindi il mare un tempo c'era. C'è una gravina, c'è un canyon che la separa dall'inizio del parco dell'Alta Murgia e ci sono due anfiteatri naturali, il Sasso Caivoso e il Sasso Barisano. E quando chiesi a Gabriele Salvatores, premio Oscar per il Mediterraneo, che lì nel Melfese Basilicata girò io non ho paura, dal libro di Nicola Maniti, di firmare il, il, i cento autori di Prospettiva Matera 2019, eh, gli chiesi l'emozione che provò quando arrivò a Motera e mi disse la stessa emozione che ho provato quando sono andato per la prima volta a New York. New York è tutta verticale, Matera è tutta nelle viscere e mi sono immaginato un giorno che sarebbe stato un bellissimo scenario, non solo per le riprese più viventi che sono tutto rispetto dovrebbero essere accolti fatti insieme ad altre cose mi sono immaginato molti anni fa che una messa in scena della Divina Commedia con i cittadini sarebbe stata perfetta perché c'è l'inferno che è il canyon c'è il paradiso che è la, 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 il piano della murgia o la civita che è la parte superiore e poi c'è il purgatorio che è la, sono i due anfiteatri io mi fermo qui e cominciamo con il professor Uh, il professor uh, Volpe, Giuliano Volpe, dove stai? Eccolo qui, e, mh, già presentato, professore di archeologia cristiana medievale all'Università di Foggia, Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici. c'è qualcos'altro che possiamo aggiungere? Basta. Basta così, ok, a te la parola. Grazie, oh no. grazie, è un gran piacere trascorrere queste ore qui uh, in questo splendido teatro. In realtà io non vi parlerò esattamente di Matera perché mi è stato chiesto di parlare di, um, del contesto e cioè di quello che è successo in questi anni e che ha cambiato in qualche modo la situazione della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale a partire dal caso Matera con alcune... Eh, questioni da porre anche per Matera e non solo per Matera ma per l'intero Paese. Eh, fra qualche giorno dovremmo avere un nuovo governo, quindi si apre una nuova stagione. Mi sembra giusto anche fare una piccola riflessione sui grandi cambiamenti che si sono verificati in questi ultimi anni, i problemi aperti, gli errori fatti, le cose da eh, aggiustare. Io cercherò di correre perché abbiamo poco tempo e quindi si diceva Matera, Matera ha avuto dei problemi nella candidatura, però certamente un aspetto che è stato posto con forza, poi vediamo, speriamo che si realizzerà, come carattere della candidatura di Matera era quella della comunità. Era la partecipazione attiva dei cittadini, la comunità cittadina e regionale. Certo, eh, la prossima... Ecco, tutto questo ha una relazione, una relazione fortissima con una convenzione europea del Consiglio d'Europa, purtroppo non ancora ratificata dal nostro Parlamento e spero che il prossimo Parlamento voglia farlo, perché è una convenzione del 2005 eh, sottoscritta dal nostro Paese nel 2011, ma non ancora ratificata, il Governo scorso l'aveva mandata al Parlamento, ma non ci sono stati tempi, che è quella della del diritto al patrimonio culturale, cioè la Convenzione di Faro che parla finalmente in maniera rivoluzionaria per certi aspetti di patrimonio culturale non come quello che decidiamo noi specialisti, professori, funzionari, soprintendenti che è patrimonio culturale e dunque gli diamo una dignità, un valore e lo tuteliamo, ma quello che le popolazioni riconoscono come patrimonio culturale. E, si introduce un concetto importante, quello di comunità di patrimonio, che è un insieme di persone che attribuisce valore. Ecco, la scommessa di Matera e della Basilicata, ma non solo, è quella di dar vita a avere comunità di patrimonio. Avanti con la possibilità Facciamo una cosa, io oh, a chi comanda le immagini do un segnale in maniera da, da andare. Ecco, la cosa importante è che finalmente il patrimonio culturale venga sentito dai cittadini come qualcosa di proprio e invece di continuare in quello che si è verificato negli anni passati di segnare una separazione sempre più netta tra cittadini e patrimonio, noi dobbiamo ricongiungere, costruire dei ponti tra partecipazione attiva dei cittadini e patrimonio culturale, perché il patrimonio deve consentire di trarre beneficio anche in termini di sviluppo economico, politico, sociale e culturale. Allora, nel momento in cui tutti i cittadini la maggior parte dei cittadini, non soltanto un sindaco sensibile, avvertiranno il valore del patrimonio culturale per migliorare le condizioni di vita e non soltanto per un fatto di sensibilità culturale, che è pure importante, ma per migliorare le condizioni anche di lavoro e avremo fatto un vero passo in avanti. E qui richiamo, parlando di matera, parlando dei sassi, parlando di una città costruita, scavando e realizzando, allora ho voluto richiamare soltanto due autori antichi, Luciano di Samosata, che facendo parlare Solone in un dialogo, ci dice, parlando della Grecia, guardate la città che noi crediamo, no? e questo è vedete, un italiano ottocentesco perché è una traduzione fatta da Settembrini, non sono gli edifici, non sono le mura, non sono i templi, non sono i porti, sono i cittadini. La prossima ma anche nell'alto medioevo abbiamo i di Siviglia, e questa è proprio perfetta per Matera, non sono, non saxa, a me è saltata, sed abitatores, non sono i sassi, ma sono gli abitanti che fanno la città e che fanno la civitas appunto. Andiamo, dunque, Richiamando la Convenzione di Faro, l'importanza dei cittadini come elemento essenziale nella definizione del valore del patrimonio culturale, possiamo richiamare l'articolo 9 della Costituzione che non a caso affida non allo Stato, ma alla Respubblica, cioè a tutti i cittadini della nostra comunità nazionale, con le varie articolazioni ovviamente istituzionali, affida il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca è la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Questo è un compito fondamentale, è un diritto ma è anche un dovere dell'intera comunità nazionale. Andiamo avanti. Cosa abbiamo avuto in questi anni? 40 anni e ormai 42 anni di Ministero dei Beni Culturali, 26 ministri con una media di un anno e mezzo per ministro, il ministro Franceschini che sta concludendo il suo mandato è il ministro più longevo della storia repubblicana perché è durato più di quattro anni. Ecco, io mi chiedo come si possa fare una politica culturale con ministri che cambiano ogni anno e mezzo, ogni due anni, con spesso, diciamo, cambiamenti che stravolgono tutto senza andare a cambiare la sostanza che invece io ritengo si è cercato di fare in questi anni, ripeto, anche con molti problemi e con molti errori. Quali sono? Innanzitutto l'art bonus, che è stata un'introduzione importante per creare un mecenatismo diffuso, ma anche per lo di ricordo, fino a quattro anni fa, fino al luglio del 2014, nei nostri musei non si poteva fotografare. Quindi anche la liberalizzazione delle fotografie come esempio di... Eh, come dire, di apertura nei confronti dei visitatori è stata fatta con questa norma, andiamo avanti, ma a partire proprio da Matera c'è stata l'introduzione delle capitali italiane della cultura, eh, ci sono state Mantova, Pistoia, Palermo, Parma, ma al di là di questo, al di là di chi ha vinto, la cosa importante è che finalmente le comunità cittadine stanno progettando la cultura intesa come cambiamento e trasformazione della vita di una città, poi ci sono stati altri cambiamenti, anche molto discussi, anche molto controversi, ma che io personalmente difendo pienamente perché? Perché siamo passati da una tutela settoriale, la prossima, ad una tutela contestuale, cioè abbiamo cercato di superare una tutela fatta in maniera accademica e a come dire, ottocentesca, che separava pezzi di patrimonio, separando l'archeologia dall'architettura, dall'arte. Ma se voi andate a Matera, come potete distinguere ciò che è archeologico da ciò che è architettonico, da ciò che è artistico, da ciò che è demo etno-antropologico? Allora se il patrimonio culturale è qualcosa di organico, di unitario, questo patrimonio va non solo studiato ma anche tutelato e valorizzato nella sua organicità, nella sua unitarietà, perché al centro, e a Matera il caso è esemplare, direi non solo a Matera, in tutta l'Italia, è il paesaggio l'elemento essenziale, è il paesaggio che deve diventare il contesto dei contesti per poter effettuare una tutela integrata. La prossima, perché non, non è più sufficiente vincolare solo un elemento in un contesto degradato, Bisogna pensare a, a norme, a regole di trasformazione rispettosa delle peculiarità. Di un paesaggio in maniera tale da trasformare, perché non possiamo certo musealizzare una nazione e bloccarla, dobbiamo trasformarla in maniera consapevole, ovviamente con l'apporto di tutte le componenti, perché ciò che conta è il contesto, appunto, non sono le singole perle, ma è il filo che le tiene insieme, che dà l'importanza e che forma effettivamente una collana. La prossima? E così come in un viso noi non possiamo distinguere solo gli elementi relativi ad una componente, ma è l'insieme di un viso che dà appunto quell'elemento quell immediatamente riconoscibile, che eh, come dire, una, un qualcosa che interviene rischia di eh, distruggere come equilibrio, così il paesaggio è un elemento che va considerato nella sua Uh, interezza. Mi ha fatto molta impressione, ho partecipato a un convegno due giorni fa organizzato da giuristi, rileggere un testo di Alberto Predieri del 1969, quindi 50 anni fa, che da costituzionalista di, di grandissimo livello ci diceva delle cose importanti già 50 anni fa, quando diceva il paesaggio non è più soltanto le bellezze naturali, oggi lo diamo per scontato. Ma è la forma del paese, è forma, linguaggio, comunicazione, messaggio, rapporto tra gli individui, è quel liquido amniotico nel quale siamo nati e senza del quale non possiamo vivere. Quali sono i rischi attuali con i quali anche Matera deve fare i conti? Quello della, della definizione stessa di comunità, perché la comunità è un fatto molto dinamico e non può essere chiusa in una formula, perché abbiamo comunità che si stanno dissolvendo, ci sono comunità che stanno conoscendo eh, immigrazioni, ci sono, quindi dobbiamo avere un'idea dinamica di comunità e dobbiamo anche contrastare la globalizzazione dei paesaggi, ovviamente. Abbiamo organizzato gli stati generali del paesaggio, che ha molto voluto Iliara Borrelletti buitoni proprio per porre al centro la prossima e costruire anche una carta del paesaggio, perché i paesaggi siamo noi, i paesaggi... Sono la nostra carta di identità e sono anche questi i paesaggi, sono i paesaggi che noi abbiamo costruito distruggendo la nostra identità nazionale, culturale, cittadina, locale. Andiamo avanti. Dobbiamo dunque passare da una tutela solo formale, importante ma passiva e ormai inadeguata ad una tutela sociale. Come puoi difendere i paesaggi dei te terrazzati o i muretti a secco se non si ricostruiscono le condizioni di lavoro, di vita, per poterli far vivere questi paesaggi? E quindi la carta dei paesaggi che è stata giustamente eh, dedicata a Giuseppe Galasso, grande personaggio a noi noto, a tutti noto. Serve a questo, serve a fare del paesaggio un elemento strategico nelle politiche del territorio. La prossima, andiamo avanti. Quindi serve anche far lavorare insieme gli specialismi, superare specialismi autoreferenziali e passare ad una capacità di lavoro insieme. Perché le soprintendenze archeologia, paesaggio e belle arti fanno fatica a partire bene, perché c'è anche un'incapacità di lavoro insieme tra specialismi diversi. Oggi servono molte capacità di integrazione che non significa perdere lo specialismo che è necessario, ma avere una visione d'insieme perché un soprintendente oggi, un direttore, Massimo Sanna che oggi fa il direttore del parco di Pompei è un bravissimo archeologo ma deve saper mettere insieme competenze diverse, integrarle per avere una politica organica di conoscenza, tutela di quel territorio straordinario che è Pompei, ma questo vale ovviamente anche per la Basilicata. Abbiamo tentato una strada che purtroppo non è andata a buon fine, almeno finora, che era quella di mettere insieme finalmente il Ministero dell'Università e il Ministero dei Beni Culturali, costruendo localmente delle unità eh, integrate, quelli che abbiamo chiamato la prossima i policlinici del patrimonio culturale. Io penso che Matera sarebbe una sede ideale per un caso di questo, con un'università molto attiva, una scuola di specializzazione, ora c'è anche l'SCR che ha una sede importante a Matera e ovviamente le soprintendenze, il polo museale. L'altra rivoluzione è stata quella dei musei. Anche questa molto contestata, ma finalmente abbiamo acquisito i principi dell'ICOM internazionale in Italia. C'è una legge che fa riferimento a questo e che ci costringe in qualche modo a ripensare il rapporto tra musei e comunità, locali, musei e cittadini, musei e visitatori, secondo quello che ci insegna per esempio Papa Francesco quando dice che i musei devono essere vivi, non polverose raccolte del passato solo per gli eletti e i sapienti, cioè superare una visione aristocratica, elitaria del patrimonio culturale, sapendo raccontare ai visitatori e ai cittadini tutta la complessità del patrimonio culturale, superando questa visione che denunciava Umberto Eco anni fa del museo come un luogo silenzioso, oscuro, non amichevole. La prossima è andando a musei come quelli che ci raccomanda Oran Pamuk quando parla di musei come case dei cittadini, come luoghi che raccontino storie di una città, dei cittadini, come il caso di Istanbul raccontato nel Museo dell'Innocenza attraverso l'amore raccontato in quella vicenda. C'è una raccomandazione recentissima, di pochi giorni fa, dell'ICOM internazionale che ci invita... Ad andare avanti nelle riforme anche in Italia, stimolando la partecipazione attiva, facendo attenzione ai giovani, un grande problema quello delle, dei giovani nel rapporto col patrimonio culturale, creando reti di musei, investendo sulle tecnologie, superando una comunicazione che potremmo chiamare quella della sindrome della fistula plumbea, cioè con un linguaggio esoterico incomprensibile che crea distanza invece di far capire. Superando l'idea del museo fatto solo per pochi, più vuoto è e meglio è, oggi certo abbiamo il problema anche di a volte una eh, sovraesposizione, e, ma le nostre pinacoteche sono queste, sono queste le nostre pinacoteche che respingono invece di aiutare, qui c'è eh, Claudio Strinati che è un grandissimo storico dell'arte e ce lo può confermare, la prossima. E dunque, fare una comunicazione efficace, chiara, semplice ma non banale, usare bene le tecnologie che oggi sono importantissime e abbiamo esperienze importanti, andiamo avanti, ve ne mostro una che ho potuto verificare. Eh, Santa Santa Maria Antiqua nel Foro, ma sono stato ieri a vedere una cosa molto interessante alla Rinascente di Roma, dove è possibile con una proiezione multimediale, e mi complimento con la soprintendenza di Roma per aver saputo in un luogo così particolare, un centro commerciale, perché il vero tema è portare i frequentatori dei centri commerciali nei musei, non trasformare i musei in centri commerciali, ma portare quel pubblico nei musei. Ma quel pubblico lo devi portare con strumenti nuovi, con linguaggi nuovi, non con la nostra impostazione. A cominciare dai bambini, che sono una componente essenziale. Avanti, in Inghilterra ormai il National Trust ci ha insegnato che sono i bambini a portare i genitori e non noi genitori a trascinare i bambini al museo che rischiano di odiare per la vita. Ci sono, diverso, diversificato e ci sono grandissime opportunità. Guardate questa cartina in cui l'Istat ha diviso l'Italia in distretti, 70 li ha chiamati insopportabili, la grande bellezza, e sono diciamo, il cuore dell'Italia centrale e piccoli pezzi. Ma guardate il sud, il sud è tutto verde, è tutto azzurro o arancione, cioè c'è turismo ancora di mare e sole. E c'è tutta la basilicata che fa parte della potenzialità del patrimonio inespresso. Allora c'è un grandissimo lavoro per costruire anche professionalità e un'imprenditoria di qualità nel campo del patrimonio culturale, del turismo culturale. E sappiamo dalle indagini che si fanno ormai da anni di quanto questo investimento è produttivo in termini di sviluppo sostenibile, pulito, di economia sana, di cui soprattutto al sud abbiamo enorme bisogno. Bisogna difendere le professioni che noi formiamo nelle università, ma anche favorire quella straordinaria forza dell'Italia che è il volontariato, che non deve sostituire i professionisti. Attenzione. Noi abbiamo bisogno di lavoro nel campo dei beni culturali e deve essere garantito con titoli riconosciuti e competenze specifiche, ma abbiamo questa straordinaria forza del volontariato e del terzo settore che va assolutamente valorizzata, indirizzata ovviamente. Allora io chiudo con un esempio che non è di Matera, non è della Basilicata, ma nei miei giri d'Italia ho raccolto decine di storie di questo tipo, ma quella a cui sono più affezionata e più significativa è questa. Ed è quella del Rione Sanità di Napoli, dove un prete, Don Antonio Roffredo, con un gruppo di ragazzi del Rione Sanità, ha preso in gestione le catacombe di Napoli, le catacombe di San Gennaro, che dieci anni fa erano visitate da 3.000 persone e lo scorso anno abbiamo festeggiato i 104.000 visitatori alle catacombe di Napoli. Dunque, grazie a questo, sono nati due bimbi nel territorio, una scuola di musica, una, una compagnia teatrale. Un um, salone di registrazione musicale, ora è la comunità di patrimonio del Rione Sanità che difende quel patrimonio. Ci sono 100 ragazzi, 100 ragazzi che lavorano con un contratto a tempo determinato, stabile nel campo del patrimonio culturale del Rione Sanità. Ecco, è il patrimonio, è il patrimonio culturale che ti cambia la vita. Noi di questo abbiamo bisogno. Al sud e in Italia. Allora io chiudo con un'immagine che ho scelto, un'immagine bella di una fotografia di Mimmo Iodice, un grande fotografo, che ho scelto come esempio anche per Matera. È la raffigurazione di Demetra, viene da Ercolano, dunque la dea, la dea della ceralicultura, dell'abbondanza, ed è emblematica e significativa del nostro patrimonio culturale, in questo caso di Matera della Basilicata. È un, Patrimonio ricco, bello, ma sfregiato e la cosa fondamentale però di questa fotografia e del segnale che anche queste manifestazioni vogliono lanciare è questa mano, è quella mano che viene dal basso, che tiene, che tiene insieme, che sorregge quel patrimonio perché noi abbiamo bisogno di migliaia di mani che vengono dal basso per sorreggere e dare forza e valore al nostro patrimonio culturale. Grazie. <ride> Grazie. Eh, insomma, ecco, questo è il senso <ride> del nostro lavoro di direttori e, e di queste conferenze che non sono appunto accademiche ma sono anche delle scuole di educazione civica, seppur a cittadini già formati. Il nostro obiettivo l'anno prossimo è conquistare eh, i giovani la domenica mattina. Magari, eh, eh, purtroppo, la sera, il sabato sera, sapete che è a Roma... Eh, sì. Però sto, sto, sto escogitando qualche cosa, addirittura di aprirlo il sabato notte il teatro, di farli dormire qui e così magari la mattina sono a <ride> casa, di non ubriacarsi in, solo in, in Campo dei Fiori. No, davvero grazie, a professor Giuliano Volpe, per perché eh, è una lezione appunto di civiltà da cui dobbiamo ripartire, perché il PIL di questa nazione se non riparte da quello, cioè dal nostro, dalla nostra eh, come dire, consapevolezza che questo, questo teatro che io tocco ogni giorno è di tutti e dobbiamo valorizzarli al massimo e aprirli come abbiamo fatto noi, eh, caro professore, che in quattro anni abbiamo, siamo passati da 60.000 spettatori del 2013 a 240.000 del 2017 quindi Roma non è morta, Roma è vivacissima e di potenzialità, come abbiamo visto in quella mappa, eh, ce ne sono da come dire, sfruttare e da ancora esprimere anche, anche qui. Professor Massimo Osanna, che abbiamo già avuto con noi quando abbiamo parlato di Pompei, a te la parola. Buongiorno a tutti, eh, adesso torniamo dalla, da, passiamo dall'età contemporanea al nostro passato, il nostro passato che è però allo stesso tempo il nostro presente, dalla valorizzazione, dalla comprensione dalla, eh, di questo patrimonio alla conoscenza. Come conosciamo il patrimonio, come si, eh, quali sono gli strumenti per la conoscenza del patrimonio, da cui poi deve partire ovviamente l'uso pubblico e la valorizzazione, la prossima. Eh, Matera, partiamo da Matera, Matera è una città antichissima, si ripete sempre, eh, con esperienze molto significative già in età eh, preistorica, grande fase neolitica distribuita sulla, sulla, nella Murgia, ma oggi focalizziamo l'attenzione piuttosto sulla fase del primo millennio, cioè quando nasce l'insediamento, cioè quando possiamo dire che Matera come comunità nasce la prossima. Eh, questo lo sappiamo grazie a tutta una serie di ricerche che sono state fatte in Basilicata a partire dagli anni '60. È stata una soprintendenza veramente vivace, grazie all'opera pionieristica di Dino De Mestiano, primo soprintendente del 64, e poi ad una eh, figure di spicco. Ricordo per esempio Angelo Bottini, ma tutta una serie di studiosi come Mario Torelli, che si sono molto impegnati per la conoscenza di quella, eh, di quella realtà. E poi l'Università della Basilicata, nata tardi, eh, solo dopo il terremoto dell'80, però. Eh, subito molto vivace con una serie di ricerche sul territorio che tuttora sono, sono attive. Io ho avuto la fortuna di essere lì dieci anni direttore di una scuola di specializzazione che ha citato Giulio, ora è diretta da Francesca Sogliani che continua quelle ricerche. La prossima. E, e la prossima ancora? Ecco, il, per capire questa realtà eh, di cui parliamo, ovviamente a partire appunto dall'inizio del primo millennio, eh, guardiamo questa carta. Questa carta, con tutta una serie di pallini, indica gli insediamenti eh, dell'età del ferro, quindi diciamo dal non-VIII secolo fino al eh, V secolo a.C. e vedete dei colori diversi. Quei colori diversi è un tentativo di mappare le culture diverse di queste genti italiche. Questa area del sud è popolata da genti italiche, strettissimo rapporto con i greci della costa metaponto siris e poi eraclea ma più poco più a, a destra fuori della diapositiva taranto perfetto Taranto, e poi ovviamente anche i, i greci della costa tirrenica, Posiedonia, da Poseidonia fino a Napoli. Il nostro, la nostra area di cui ci occupiamo è Matera, ma non dimentichiamo che nel territorio di Matera, del comune di Matera, c'è un altro insediamento importantissimo che è Timmari, che eh, in, insieme raccontano una bella storia di eh, sviluppo eh, urbano, anzi proto-urbano, che poi, come vedremo, con l'arrivo di Roma abortisce non diventeranno mai delle vere città almeno nel primo millennio eh, la prossima ora come riconosciamo le varie culture ci sono allora ovviamente per gli archeologi ci sono due possibilità eh, avere fonti letterarie a disposizione e interpretarli con gli strumenti della filologia o avere una cultura materiale. In questo caso non abbiamo fonti letterarie o ne abbiamo pochissime, tutte filtrate dall'occhio dei greci che ovviamente in un'ottica eh, antropologica diciamo, lo possiamo, è come l'ottica dei colonizzatori sui colonizzati, quindi in ogni caso di parte. Allora dobbiamo ricorrere alla cultura materiale. La cultura materiale è fondamentale e ci sono due aspetti della cultura di queste genti che ci permette di individuare culture e poi a queste dare anche dei nomi che si sono fossilizzati nelle fonti letterarie. Per esempio la ceramica a decorazione geometrica, questo tipo di ceramica che nasce con i micenei che erano arrivati nel secondo millennio e si sviluppa poi con, in ogni regione con delle peculiarità proprie, permette di ricostruire delle, dei, dei comprensori territoriali. Uh, un lato, per esempio, l'area del Bradano, da Matera, uh, o dall'entroterra di, di Metaponto, Matera. Gravina, in Puglia, ma fino a Venosa, dall'altro lato, genti dell'interno, per esempio, Valli del Simi e dell'Agri, da cui viene il nostro direttore, e che hanno invece dove ci sono genti diverse. Posso vedere la precedente, per piacere? Ecco, vedete in rosso: sono culture che hanno una loro fisionomia, vediamo come si possono riconoscere. Questi del Bradano, in giallo. Qui all'interno nel potentino in blu e poi in rosa che sono gente delle aree apula, i cosiddetti dauni, i cosiddetti Pioceti, questi in rosso sono quelli che le fonti letterarie chiamano i Notri. Ovviamente con un nome che probabilmente è applicato dai greci. E la prossima? Quindi la, la, la eh, ceramica geometrica, la prossima. Ecco, con i loro stili, con la sintassi decorativa, le singole forme, la prossima. E poi il rito funerario, questo è un elemento fondamentale per comprendere le culture antiche, come si seppellisce i propri morti, elemento molto caratterizzante della cultura di ogni popolo, come si seppellisce, da come si seppellisce si capisce anche la propria, il proprio senso di appartenenza ad un comprensorio, ad una cultura. E c'è una grossa divisione fra le genti apule, e compresa Matera e tutta la valle del Bradano, che depongono il cadavere in posizione rannicchiata e quelli invece dell'interno, della zona della valle del Signe e dell'Agri, ma fino alla costa tirrenica, che seppelliscono in maniera supina. Già questo ci permette di creare veramente due grandi enclave e che inizierà a capire, poi, attraverso incrociando i dati della cultura materiale, le ceramiche, di iniziare a definire dei popoli che poi coincidono grosso modo ovviamente, con quelle definizioni che i greci ci hanno dato, ma ci sono popoli destinati a non avere nomi, quelli intorno a potenza, non si sa come si chiamassero in antico, eh, loro sono probabilmente gli enotri, ma ovviamente con, mentre i greci hanno una visione completamente statica del fenomeno, noi dobbiamo immaginare, sappiamo che le culture sono dinamiche, sono soggette a ibridazioni, a cambiamenti, a trasformazione, quindi è chiaro che il nome Enotri fissa in una maniera rigida una cultura che invece è estremamente dinamica. Eh, gli, questi del Bradano come si chiamano? Non lo sappiamo, cioè, sono i Peuceti come quelli della terra di Bari, o sono altri di cui non conosciamo il nome. Tra l'altro dobbiamo poi immaginare che in tutta questa visione statica di Greci non si considera che questi genti, a partire dall'VIII secolo a.C., sono oggetto di movimenti, fenomeni di migrazione, Non solo i Greci che arrivano, ma anche all'interno dello stesso panorama italico ci sono continue trasformazioni e movimenti. Tant'è che, per esempio, queste palline in blu, l'area intorno a Potenza, questi insediamenti nascono nell'ottavo secolo per movimenti di popolazione probabilmente proprio dalla Valle del Bradano, cioè potenza, questo non diciamo le potentini che sarebbero, nasce da matera, cioè eh, sono genti dell'area bradanica che si spostano e queste, eh, eh, occupano le zone più montane dell'Appennino, ovviamente sono dinamiche economiche, di produzioni che spingono a questi movimenti e sono probabilmente generati anche dei movimenti di, di, di greggi, transumanti, che poi portano a contatti e portano a definizioni di nuovi insediamenti. Ma ripeto, nell'ottavo secolo è un momento fondamentale per questi tali che iniziano a definire un loro senso di appartenenza, quindi iniziano ad avere dei degli aspetti omogenei di cultura che permettono di ricostruire appunto dei comprensori, in blu, in rosso, in giallo. La prossima. Matera è proprio a partire dal non VIII secolo che anche a Matera le, le, Matera città, Matera Sassi, si iniziano a riconoscere le prime tracce significative di organizzazione insediativa, che non è un'organizzazione urbana. Badiamo bene. Mentre i Greci che arrivano fra tardo VIII e VIII, precocemente danno vita delle città, cioè agglomerati coi renti, definiti da mure, con spazi pubblici, con santuari, invece queste comunità italiche hanno un modello insediativo completamente diverso. Per esempio, uno dei tratti principali di questa cultura delle genti bradaniche, ma anche di altre aree come tutti gli Apoli, è che non hanno la divisione fondamentale di una città, spazio dei vivi, spazio dei morti, spazio degli dei. Cioè, le tombe sono vicine alle case o alle capanne, laddove invece in una città che sia greca o quelle etrusche più avanzate, ma la stessa Pompei che nasce nel VII secolo, si definisce uno spazio di vivi, fuori lo spazio di morti, all'interno in spazi specifici, spazi pubblici, il foro o l'agora dei greci e poi spazi santuariari. Qui invece no, e come vedete da questa carta archeologica, frutto appunto di lavori della scuola di specializzazione, e tutti questi nuclei sono tutti nuclei Insediativi che ci vanno a capire è un insediamento policentrico, gruppi di capanne con tombe vicino e senza alcuna spinta verso il fenomeno urbano. Ma questo perché? Perché è diversa la società che le rappresenta, la società che dietro questo fenomeno urbano è una società basata sul rango, cioè non c'è una comunità di cittadini, quella che appunto ci diceva, e che si riconoscono come appartenenti ad una comunità in quanto tale, ma ci sono. Diciamo, dei, sì, dei lignaggi, delle, delle strutture tribali dove l'appartenenza al gruppo parentelare è più importante che la comunità eh, intera. Per cui nuclei, un insediamento unico ma con nuclei appunto, basati sul rango dove il capo di ogni nucleo è una sorta di, i greci avrebbero detto un basileus, è un piccolo re locale che si confronta con gli altri. La prossima. E, questa ecco, è la eh, fase già di non VIII secolo, quando inizia a definirsi il, ehm, lo spazio insediativo, la prossima, VIII, V secolo si sviluppano, nascono nuovi nuclei, la prossima, e qui vediamo uno di questi nuclei, è interessantissima questa continuità straordinaria di vita a Matera, a partire da quest'epoca dove si, si occupano gli stessi spazi che poi sono ancora oggi ovviamente... Eh, vissuti. Questa è la, è la zona del Sasso Barisano con, eh, il, fra il Sasso Barisano e il Basso Caveoso e qui la zona che al nostro sindaco è molto cara è San Nicola dei Greci, un'area dove la prossima scavi di, di, di qualche decennio fa all'interno di una delle bellissime chiese rupestri in una sorta di grande fossa scavata nella roccia vennero rinvenute. Una, una massa incredibile di ceramiche. E attraverso lo studio paziente di queste ceramiche, la prossima, ecco, si è, si è iniziato a capire come funziona eh, l'insediamento. E vedete le ceramiche? Sono proprio queste ceramiche geometriche, a decorazione geometrica, che, iniziano, che ci dicono come questo gruppo è appartenente a un, più, a un comprensorio più grande, che è quello del bradano, con fenomeni simili da metaponto, indigena prima dei greci, fino ad Altamura, Gravina e ancora più sopra. La prossima. Ma la cosa interessante è che già in questo enorme deposito di ceramiche, che è stato ovviamente uno scarico di un cimitero, di una necropoli, di un nucleo dell'insediamento che probabilmente in età medievale, scoperto, viene piamente deposto all'interno di, di questa cripta, proprio forse anche come una forma di tabù, allora come all'interno di questi materiali, tutti locali, si iniziano a vedere il tracce di monumento. Alcune ceramiche vengono da Taranto o dal Salento, altre vengono dalla Grecia. Questi pochi frammenti, Thank <laughs> you. brutti diciamo, però hanno un'importanza storica incredibile perché questa è la prima importazione greca di VII secolo in quest'area, quindi un, eh, società molto aperte, eh, non, basa, non strutturate in senso urbano, ma con contatti con la costa, con i greci della costa, ma dove i greci sono solo uno degli interlocutori. Anche le altre comunità vicine sono interlocutori, proprio in questi scambi che sono anche, dipendono proprio dal sistema antico, ma anche il mediterraneo di microecologie ognuna con la sua forme produttive che però non sono mai autosufficienti, hanno bisogno del contatto. C'è un bellissimo volume di due studiosi inglesi che si chiama The Corrupting Sea sulla storia del Mediterraneo fra primo millennio avanti e primo millennio dopo, in cui proprio segnalano Ehm, Orden e Porcel segnalano come il Mediterraneo si è proprio, la storia del Mediterraneo è fatta proprio di questa connettività, di questi fl contatti fluidi fra comunità, fra miri regioni e che ehm, hanno che con, le quali, con i quali contatti si sono anche superati i rischi di. Cattivi raccolti, di, 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 di carestie, eccetera, che ogni micro regione poteva avere. Quindi una forma di contatto straordinario e questa viene raccontata proprio da queste ceramiche, la prossima. Ma ovunque si scavi a Pamatera, viene fuori tutta la stratificazione. Questi sono gli scavi fatti dalla nostra università, la mia università di allora ormai non è più, che è questa, e sulla piazza di San Giovanni, dove ovviamente sono venute fuori tutte le necropoli fino al, ehm, all'età napoleonica, quando poi vengono mandati fuori dai centri, dai centri storici e dalle chiese e le necropoli, la prossima, ecco vedete, stratificazioni di tombe, tra l'altro per molti secoli, la prossima, ma che qui. Materiali che, vengono, che raccontano la storia di Matera prima di Matera, quindi l'Itavo secolo, il VII secolo, materiali fra l'Itavo e il VI secolo che ci fanno capire che lì c'è un altro nucleo eh, insediativo con ovviamente, come al solito, importazioni greche e ceramiche locali. La prossima. Ma eh, questa è la fase, diciamo, quando la Lucania non è ancora Lucania. Cioè la Lucania è un mosaico di, 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 di genti con culture, con comprensori culturali che, a cui i greci hanno dato i nomi appunto di enotri, di preceti, eccetera, e, ma la storia poi continua. Nel V secolo in tutta Italia c'è una, eh, una grossa crisi che innesta nuovi movimenti di genti. Iniziano a scendere i Sanniti, per esempio, dalle, dagli appennini centro dall'appennino centro -italico. Ci saranno i Sanniti che occuperanno Poseidonia come le città, le ricche città della Campania, ma anche in Basilicata iniziano ad esserci tracce di questi eh, cambiamenti. Per esempio nel nord del Melfese, Venosa, Melfi, eccetera, iniziano a scendere genti proprio sanniti dall'Appennino, diciamo dal Molise, Abruzzo, eccetera, mentre in tutta l'altra area della Lucania, diciamo fra la Valle del Tanagro e poi le Valle di Sirni, Agri, Basento e Bradano, scendono probabilmente, si infiltrano altre popolazioni che poi in Basilicata avranno il nome di lucani, ma questo è un fenomeno molto tardo, cioè di di avanzato V secolo a.C. E questi lucani sono il frutto di trasformazioni di queste società arcaiche, basate sul rango, che ormai implodono nel V secolo e iniziano a entrare in crisi proprio perché le, le, genti, le masse iniziano a premere, vogliono accedere all'uso della terra, vogliono, vogliono accedere a ricchezze che prima sono solo delle fasce più um, elevate del, del rango. E qui, questo che fa, fa sì che c'è un movimento complessivo di, 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 di genti e di distribuzione di terre. Probabilmente l'abbiamo... Lo, lo anche con Giulio, con tutte le ricerche fatte all'Università di Foggia, le ricognizioni di superficie i Sarvei raccontano proprio questa storia. Nel IV secolo c'è un boom di occupazione delle campagne, cioè finiscono queste, um, le, questi insediamenti basati sul rango, iniziano ad esserci quasi città con le mura, con un central place e poi la, compagna, la campagna viene popolata, cioè vuol dire che le classi intermedie accedono alla terra e si hanno... Piccole proprietà monofamiliari, eh, ben diverse dalle grandi estensioni di terra che erano in eh, diciamo, gestite dai principi delle comunità basate sul rango. La prossima. E qual è il, ehm, il segno di questo cambiamento? In tutta la Basilicata nascono insediamenti, dove sono i centri storici attuali, delle città medievali, nascono eh, insediamenti d'altura, eh, per esempio anche a Timmari, nella zona più vicina alla nostra, fortificati. Con, iniziano ad esserci santuari autonomi, sia fuori che dentro, quindi una, veramente una spinta verso la città, dove il modello ovviamente è il modello greco, che diventa adesso imperante. Quindi queste sono tutte le mura di cinte, la prossima. E questi invece i santuari, vedete c'è un boom di santuari laddove prima non ci sono, perché prima non c'erano i santuari? Perché prima il culto è all'interno delle case dei principi, cioè non c'è una scissione fra ambiente domestico, Ovviamente a livello alto, quello del potere, e fenomeni religiosi. Il capo è anche il sacerdote. Invece, nelle città che si avviano a diventare città, appunto, insediamenti che si avviano a diventare città, questo, il santuario diventa autonomo, è rappresentativo di tutta la, città, la comunità. Cioè, diventa una spinta verso la, diciamo, la democratizzazione, in senso molto anacronistico. La prossima. E vediamo che cosa succede nel nostro comprensorio. Timmari, esplode Timmari. Eh, ovviamente. Le Questa è una bella foto d'archivio del, del Museo Ridola. Ovviamente al, per molti anni quell'archeologia della Basilicata è stata archeologia funeraria, perché le tombe facevano più appetito, le tombe erano più riconoscibili, le tombe erano più eh, belle da, da scoprire. Questi sono tutti i vasi da tombe di, di Timbari arrivate nel eh, Museo di Ridola già all'inizio del Novecento. La prossima? Ecco l'insediamento di Timbari eh, che è a pochi chilometri da Matera. Vedete come sono questi insediamenti, come sono scelti, alture naturalmente fortificate, con plateau pianeggianti in cima, dove l'insediamento viene distribuito, ma ancora per nuclei, non è ancora una vera e propria città, anche se c'è la spinta verso la città, la prossima. E qui vedete che succede a Matera nel IV secolo, continua l'insediamento, anche se Timmari diventa nel IV il... Il, il, il sito più importante, e, ma con insediamenti ancora sparsi, che vuol dire che qui nel IV secolo non c'è ancora quella dimensione uh, urbana, ma ci si continua ancora ad abitare per nuclei, anche se... Il modello forte greco di, 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 di vita urbana inizia a caratterizzare il, i, i vari nuclei. Per esempio nascono case alla greca, laddove sono documentate matera no per la sua continuità di vita, ma dovunque nel territorio, a Cersosimo per esempio, ne farò vedere una, la prossima. Materiali di altissimo livello, quindi un artigianato di altissimo livello che è quello che nasce. Qui, in Magna Grecia, su stimolo di Atene, eh, le grandi produzioni del V secolo di Atene, le importate, verranno fatte poi da artigiani greci a Taranto, a Metaponto, ad Eraclea, a Turi, eh, alla fine del V, poi inizieranno a esserci fabbriche dovunque, questi sono i prodotti che circolano a Matera di altissimo livello, ovviamente sempre legati a, a, alla cerimonia, e questi ovviamente sono materiali funerari, perché il culto delle morte rimane ancora uno degli elementi più forti, più significativi. La prossima. Facciamo, e queste invece sono sempre in una foto storica del Ridola i materiali che vengono da un santuario. Nasce anche qui un santuario alle pendici di Timmari che restituisce ovviamente eh, terracotte eh, tantissime. Cioè, offerte da parte dei fedeli e qual è il modello? È quello greco. A un certo punto qui siamo di fronte a una vera e propria globalizzazione dei paesaggi perché tutto si globalizza alla, Grecia, alla Greca nel IV secolo, finiscono le produzioni, quelle locali, le ceramiche geometriche, tutta la ceramica, tutte le terracotte sono di modello greco, ma non vuol dire che lì ci sono greci, vuol dire che le genti locali hanno come referente culturale il mondo greco della costa, in particolare Taranto. Queste sono cose che si ritrovano soprattutto a Taranto, di altissimo livello ovviamente, ma sono usate per un culto locale, che è fatto ad una divinità locale, che ovviamente a cui c'è una sorta di interpretazio greca. Alla prossima. Vedete tutti i materiali, le, le grandi fiale di bronzo, cioè gli oggetti per fare l'eribazione, le armi, perché ci sono terracotte che probabilmente dedicano le fanciulle al momento del passaggio di status verso, si avviano verso il matrimonio, le armi invece sono i fanciulli che prendono le armi per entrare nel mondo degli adulti. Vasi rituali come questi brucia la prossima, e le iscrizioni sono interessantissime. Anche qui noi sappiamo che le divinità lucane avevano nomi come Mefitis, per esempio, ma qui i nomi sono anche quelli greci. Come vedete Afrodite su un coccio di ceramica e qui pai e sono i due culti probabilmente di questo. Santuario: uno è Afrodite, che è il corrispettivo greco della Mifite lucana, e Pais, che è la figlia di Demetra, è la, la core, no? e eh, quindi il culto agricolo, perché ovviamente questi santuari sono da un lato. Funzionali a assicurare il corretto eh, come dire, eh, sviluppo della società, della de, 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 de popolazione attraverso riti di passaggio che portano a definire il corpo civico. Dall'altro invece sono legati appunto, a, eh, ad, ad altri aspetti, come appunto, eh, quello che dicevamo. Eh, Matera in questo periodo vedete, diventa invece inizia ad avere pochissime testimonianze. Il terzo secondo secolo si finiscono tutte le testimonianze che abbiamo visto distribuite fra i due sassi caveoso e barisano, rimangono solo quattro siti che documentano ceramiche o materiali di terzo secondo, ma che è successo? Qui è successa una cosa, una vera rivoluzione, la prossima Finisce questo mondo, questa è una casa di Cersosimo è così, che è fatta completamente al, al, sul modello greco. Vedete come case a peristilio, come erano nel mondo greco, in Macedonia, come erano a Delo, questa su un centro a, del montano dell'Appennino. Tutto questo mondo che si nutriva del rapporto greco scompare quasi improvvisamente alla fine del terzo, inizio del secondo, la prossima per l'intervento di Roma, che cancella tutte queste comunità locali. Questa è una bella epigrafe di Vaglio, di Basilicata, che dice Epites Numelo Arches, cioè sotto l'arcontato, cioè la magistratura di Numelo, un nome indigeno, locale, italico, ma lucano, ma in lettere greche. Quindi società poliglotte, di, almeno dove c'è una diglossia greco e eh, lingua locale, ma eh, diciamo tutte improntate sul modello greco. La prossima. Mondo romano, Roma, espansione di Roma verso il sud-est, ehm, eh, guerra di, P di, di Annibale, ehm, vince Roma su Annibale, Questi, i lucani che avevano, erano tutti, quasi tutti passati ad Annibale faranno una brutta fine. Qui è interessante come, mentre Ro la Grecia diventa il rapporto come diciamo, culturale, qui Roma significa per questa zona almeno il, eh, la, il disastro totale. Cioè tutta questa zona di Matera, del Valle Bradanica, viene espropriata, diventa ager publicus, si diventerà territorio di Roma e finiscono gli insediamenti. Cioè finiscono quelle società, che, anche quelle fattorie microfamiliari, quelle autarchie di questa società che stava faticosamente raggiungendo lo stato urbano e arriva, cioè, si popola in di, 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 di maniera diversa, pochissimi centri, non ci sono più le decine di comunità che avevamo prima, abbiamo pochi centri, Potenza, che è il, nuovo, il centro romano, Eraclea, Grumento, Venosa, che è colonia del 291 a.C., perché sono colonie romane o eh, prefetture promosse da Roma, ma vedete e le strade, la via Appia, la via Pubia, tagliano fuori tutte intere aree che sono ormai abbandonate e tagliano fuori anche Matera. La via Appia passerà più verso la Puglia, e la Timmari viene abbandonata. Eh, Scusate, hai più giù. Timbari viene abbandonata, viene abbandonata Matera e fino all'età medievale non ci sarà più segni di vita. Quei pochi materiali di età romana sono ville romane che popolano il territorio. La prossima. E qui chiudiamo con questa frase di Strabone che è assolutamente emblematica, che dice: e costoro i lucani. Come Bretti e Sanniti, soggiacquero a tante sventure che oggi è persino difficile distinguere i loro insediamenti. Matera, Timmari. Nessuna organizzazione politica comune, i loro usi particolari scomparsi, anche la lingua, il modo di armarsi e di vestirsi. D'altra parte, considerati separatamente, i loro insediamenti sono privi di ogni, di ogni importanza. Questo è il portato della romanizzazione. Grazie. Grazie Massimo. Osanna è sempre insomma, molto affascinante il, uh, uh, due cose. La prossima volta che nasco, non so voi, ma voglio fare archeologo, e due, Esco fuori oggi da questa giornata che non so che sangue ho, perché sono là in mezzo con tutti quei, quei eh, insomma, incroci di, di culture. Non ho capito se sono un po' enotro. Gli enotri sono straordinari. C'è stata una mostra a Guardia Perficara qualche anno fa su corredi funerari. Eh, grazie alle trivelle, sono stati scoperti delle necropoli, con del, 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 non ho linguaggio archeologico ehm, con dei corredi funerari straordinari le famosi tempietti eccetera che mi hanno molto impressionato però a me mi piace pensare che ehm, ho un po' di sangue di Federico II cioè, quindi, perché i normanni insomma, insomma gli svevi eh, a, a, arrivano e quindi m, m, poi c'è una puntata da fare su Federico II in quei luoghi e sui castelli, sul sistema dei castelli eh, federiciani. Però ritorniamo a, a Matera e invito Pietro Laureano che vi dicevo prima a essere lo studioso, è un singolare personaggio Pietro perché è architetto ma anche antropologo, ha studiato tutte le civiltà rupeste di Mezzomondo, studioso appunto delle, delle città eh, di questo tipo, che da Petra a Conia a Matera, anche dell'acqua, dell perché proprio Matera impone questa attenzione, dei deserti e poi soprattutto dobbiamo a lui il fatto che Materia è diventata, come dicevo prima, ehm, patrimonio dell'UNESCO. Insieme siamo stati per due anni e mezzo, da gennaio 2011 a luglio 2013, nel Comitato Tecnico Scientifico di Materia 19, e sono stati due anni eh, belli e poi, poi e andata a come... <ride> vincenti. No, sì, sì, a te, grazie. <ride> Io ringrazio Antonio per questo invito e il Teatro di Roma per poter intervenire in questo contesto straordinario e voi che siete qui in una giornata così pre-balneare è veramente una soddisfazione vedere tanta gente interessata alla cultura, voi di Roma, ma è un, insomma una soddisfazione per tutti noi italiani. Ecco, il racconto che voglio farvi io è proprio questo, di come una lettura culturale, una narrazione, una storia, una rilettura eh, è importante ed è significativa, contribuisce al nostro benessere, contribuisce a cambiare le cose. Ecco, è quello che io ho fatto quando, eh, ritornato a Matera, dopo lavori con l'UNESCO in tutte le parti del mondo, mi occupavo di Petra in Giordania, dello Yemen e così via, eh, decisi insieme all'allora giunta della città di... Eh, Proporre Matera l'ascrizione del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sapete, non era un'idea un semplice, un'idea scontata, eh. intanto allora i siti italiani nell'UNESCO erano pochissimi, a sud di Roma non ce n'era nessuno, vigeva anche nell'UNESCO ancora una visione monumentale, aulica di quelli che doveva essere il patrimonio, eh, il lavoro sul paesaggio si incominciava a fare ma non era ancora stato codificato nelle linee guida nell'UNESCO e Matera invece contribuì proprio a questa evoluzione del della teoria UNESCO verso un discorso sempre più eh, sul contesto e quindi sul paesaggio, sul paesaggio culturale, sul paesaggio tukur come diciamo noi oggi perché ogni paesaggio in realtà è culturale. È fatto da lui. Ma ecco, Matera veramente è una città paesaggio, ma una città che ha bisogno di essere letta, interpretata, capita. A me piace eh, intervenire ora dopo l'intervento di Osanna con la frase di Strabone che condannava noi lucani, insomma, proprio alla disperazione, razza cafona, razza di gente che si è messa con i peggio, con Annibale, con Pirro, ha sempre perso. Ecco, questa città è la cristallizzazione di un racconto che è diverso da quello che è la città a cui noi siamo abituati. È una città che non ha ortogonalità, che non ha percorsi diretti verso un fine, che, che per arrivare in un posto devi giravagare, ti devi sperdere, devi incontrare gli amici, devi fermarti. Io non riesco più ad attraversare Matera perché eh, mi fermo ogni cinque minuti ormai, ma credo che il sindaco sia la stessa cosa. È una città dove gli incontri sono più importanti dell'arrivo. È una città dove, vedete, eh, i no, ma ritorniamo sulla prima, ritorniamo sulla prima. Eh, Okay. Ci sembra una città medievale presa in questo modo. Io l'ho fotografata qui anche così perché il campanile in cima ci permette di dargli una forma urbana. Noi siamo abituati a delle città con una gerarchia, con il campanile e così via. In realtà Matera non lo è. Eh, qui le case, i tetti di una casa sono all'ingresso della casa successiva. Eh, qui le strade le, di, di, di un sistema di case sono i tetti di quelle che stanno sotto. Qui i morti sono sopravvivi dicevano gli antichi, perché si seppelliva sui terrazzi, sui giardini pensili, delle abitazioni che invece sono sotterranee, sono trogradite. Ecco, una città in realtà rovescio delle categorie consuete. Vediamo se funziona quando faccio così. Cambiamo. No, ah sì, cambi ha cambiato. Ecco, eh... Quella che vedete è la parte costruita, è la pelle costruita, ma in realtà qui nel caveoso è ancora così, eh? è ancora in questo modo, è la parte dei sassi dove le abitazioni non sono più, non sono venute in avanti, probabilmente per motivi climatici, che c'è stato meno sviluppo, e si vedono le facciate delle grotte, si vede benissimo questa città appunto delle caverne, una città delle caverne che si perpetua fino ai nostri giorni. Ecco, qui adesso c'è l'annosa questione, quant'è antica Matera, qual è la città più, più antica del mondo? Ma è chiaro che la domanda è mal posta. Se diciamo città, dobbiamo andare con i parametri consueti di quella che è una città. Quindi, certamente ci sono città che sono più antiche perché le prime città dobbiamo andare al 3000 avanti Cristo, Urba, Babilonia e così via. Ma, più antiche quindi di Matera che non era ancora una città in questo momento secondo questi canoni, ma qui è un pensiero che si è perpetuato per epoche lunghissime, cioè il pensiero del modo, della comunità, del modo di abitare nelle caverne, a Matera si è perpetuato indicando direzioni diverse di quelle a cui, eh, degli esiti che ha avuto la città contemporanea, cioè qui c'è un pensiero diverso, c'è un modo di fare appunto comunità che allude a prospettive che poi la modernità ha negato e infatti questo tipo di città è stata completamente negata dalla modernità, queste rupi, questi anfratti, questo, questa, questa estrema intimità con l'ambiente, col luogo in cui tu vivi, nasci. Era questa la città prima dell'esodo degli abitanti. Queste in bianco e nero sono delle foto storiche che mostrano questi vicinati appunto, che furono studiati poi dagli urbanisti e dagli antropologi degli anni 50 e 60 come modi di vivere comunitario, come modi di organizzazione sociale e che furono tutti stravolti, sconvolti dall'obbligare gli abitanti dal decidere che gli abitanti dovevano invece essere tutti spostati in nuovi quartieri. Eh, certamente le condizioni del dopoguerra non erano semplici, la descrizione di Carlo Levi la conoscete tutta, cer tutti certamente sapete che c'era una, una saturazione abitativa, ma quante città in Italia nel dopoguerra erano superabitate? Ma la stessa Roma in epoca medievale era diventata un luogo eh, inabitabile, eppure non sono state condannate al disprezzo. Ecco, Qui questa città fu condannata al disprezzo e naturalmente eh, in questo modo eh, gli abitati l'abitato deperì in modo molto più veloce, una città senza gli abitanti non può esistere, le chiese rupestri furono abbandonate, già depredate in alcuni momenti e naturalmente gli intellettuali di Matera si mobilitarono, la cultura internazionale si mobilitò, incominciò il lavoro soprattutto prima sulle chiese rupestri con la scaletta per il recupero, ecco io sono cresciuto nella mia infanzia in questo fervore di dire ma qui noi abbiamo qualcosa che la gente non riesce ad apprezzare, arrivarono i soldi fu Matera, arrivò... Eh, in modo fantastico la legge di, di recupero dei sassi di matera, però certamente non si aveva ben un'idea di cosa fare dei sassi. Pensate, il concorso internazionale che fu fatto, eh, gran parte dei progetti prevedevano cose assolutamente assurde, eh, c'era uno che prevedeva di fare una diga per il canyon della Gravina, farlo, farlo diventare un lago e poi andare a vedere i sassi nuotando dentro. C'era chi prevedeva di farne, sì, così veramente uno scenario di un film. Il progetto terzo è arrivato perché il primo premio non fu dato, il primo era il secondo, era comunque un piano di recupero, allora incominciavano i piani di recupero a Bologna, quindi si incominciava questa idea del recupero, ma il progetto terzo è arrivato, quindi secondo in realtà eh, prevedeva un ponte che andasse dall'altra parte del canyon per vedere i sassi dal ponte perché così era bello vederli dall'altro cosa assurda perché avrebbe urbanizzato quella che è la cosa più bella di matera che ancora ci rimane come patrimonio e che c'è questo canyon assolutamente intatto eh, completamente davanti quindi pensate alle idee fantasiose che si avevano ma quando si incominciò a restaurare, c'erano i soldi e, nonostante gli intellettuali, anche i soprintendenti, avevamo Delia, per fortuna e materia, in quel periodo fossero attenti, il lavoro era affidato alle imprese, maledette imprese, che in questo modo intervenivano. Questa è la pompa a cemento, avevano avuto la bella idea di incominciare a iniettare cemento dentro i sassi, perché dicevano, così li consolidiamo. Ecco, il problema all'inizio fu il consolidamento. Iniettare dentro i sassi significava innanzitutto, come sapete, il cemento col tufo del calcare il tufo di matera non è il tufo vulcanico del lazio è un calcare tenero e non lega si sgretola poi eh, ma poi se tu incontri delle cisterne delle cavità come succede continui a mettere cemento appesantisci tutto e alla fine crollerà tutto quindi questo era uno dei grassi problemi anche i modi del restauro non c'era ancora il manuale di recupero il manuale di giuffre i modi di restauro vedete questo è un arco che viene consolidato inserendo delle iniezioni di cemento e dei tiranti di ferro dentro per tenere insieme i conci. In quanto tutti sappiamo che un arco regge per le spinte che si creano al suo interno e quindi si consolida in un altro modo. Ah, questa è stupenda, questa è forse la roccia più consolidata al mondo. <ride> questa è stupenda, in questa roccia sono state fatte. Un enorme numero di iniezioni, parliamo eh, degli anni 90, eh, non parliamo di adesso, <ride> primi anni 90, quindi parliamo di molto tempo fa, sono le prime iniezioni, sono iniezioni di cemento, i punti bianchi che consolidano roccia, dentro ci mettono i ferri, il ferro poi si arrugginisce, il cemento appesantisce la roccia, il futuro sarà sgretolarsi completamente, tuttavia. Quello che è veramente successo quando poi sono stati fatti i primi ristauri, ma ancora adesso si trovano situazioni del genere, è che a molti di questi fori non corrisponde l'avere iniettato il cemento. Cioè il cemento non è stato iniettato, iniettato. le imprese hanno imbrogliato. Però questo, questa truffa ha salvato i sassi perché non averlo messo ha evitato il, il crollo, quindi una un'astuzia diciamo, un, un della storia che ha permesso. Ecco, problemi comunque anche importanti da risolvere, da discutere, ce n'erano. Vedete, in questo caso sono stati fatti dei, dei parapetti, ancora adesso se ne faranno, bisognerà farne perché i problemi delle cadute. Però allora. È veramente bello mettere tutti questi conci di tufo così, fare queste differenze. Ecco, poi quando abbiamo incominciato i restauri, vedete anche in questo caso questi cantieri con i rifacimenti nuovi, abbiamo scoperto che i conci di tufo anche in antico venivano lasciati all'aria aperta anche sei mesi prima di metterli in opera, perché così prendevano quella patina tra l'altro che li rendeva anche più dura, perché i sali trasgregavano in superficie e si creava un'ossidazione. Ecco, questa patina che vedete nei tufi antichi e che quindi li proteggeva e quindi dava anche un effetto estetico migliore. Vedete in questo caso conci di tufo nuovi poi trattati spesso col paraloid, mettevano queste, queste vernici chimiche che invece non che, che serv dovevano servire da impermeabilizzanti ma era peggio perché poi si creano quelle umidità a, a macchia che vedete lì. Quindi insomma vari problemi da affrontare, la necessità di tornare ad un restauro più naturale ma anche e soprattutto di capire che cosa volevamo salvare, che cosa dovevamo fare di sassi. Vedete in questo caso qui un cimitero barbarico, così vengono chiamati, insomma certamente eh, un cimichittero longobardo, paleocristiano, viene completamente ricoperto di cemento perché non è considerato di qualità tale dal punto di vista archeologico per una sua salvaguardia e per una sua visualizzazione quindi viene tranquillamente eh, ecco, viene tranquillamente, vedete qui sta avanzando il cemento con i soliti naturalmente tubi e ferri per poi iniettare dentro all'interno e consolidare. Ecco, tutte cose che evidentemente non andavano fatte, perché Matera certamente non è in sé, in ogni suo singolo aspetto un valore archeologico, ma è l'insieme, è il paesaggio, è il rapporto con la natura. Appunto, vedere Matera attraverso uno squarcio, con degli occhi estranei, vedere di Matera, appunto, questo passato millenario, confondere la storia con il mito e forse tornare più indietro nel tempo, nella preistoria, quando gli uomini utilizzavano questi canyon per motivi di utilità straordinaria e per forti motivi simbolici, ma vediamo quali. Un racconto sull'acqua certamente. L'acqua, una risorsa straordinaria in questi luoghi, una risorsa necessaria, in questo calcare non ci sono sorgenti, non ci sono fiumi sotterranei. Certo c'è il canyon, ma allora chiediamoci perché la città è in alto. Se l'acqua è nel canyon, perché nel canyon l'acqua non c'è mai stata, in realtà questi canyon non hanno mai avuto portate d'acqua, non sono nemmeno di origine fluviale, è l'acqua che ha utilizzato queste fenditure e poi è scesa e ai margini del canyon c'è il salto, il salto dell'acqua che poi diventa sia un momento tecnico interessante perché nel momento in cui l'acqua va giù tu la puoi captare, sia un momento simbolico di baratro, di soglia, di passarlo dal mondo dell'altopiano dal mondo del sole al mondo del, dell'oscurità del baratro la soglia dei morti e su queste soglie si creano gli insediamenti partendo da situazioni di questo tipo pozze per la raccolta dell'acqua che sono a matera presenti fin dalle epoche più antiche, questo è un monumento, un mausoleo dell'età del bronzo, quindi siamo circa al 3000 avanti Cristo, ma dobbiamo andare ancora più indietro per capire Matera, dobbiamo andare al Neolitico, dobbiamo andare alla preistoria, dice Brodel non c'è storia senza la preistoria, dobbiamo tornare e pensare forse vertiginosamente al fatto che a Matera ci sia sì una continuità rispetto a queste epoche straordinarie, qui l'antichità della città. Qui veramente perché è la più antica? Perché questa continuità straordinaria, vertiginosa, con pensieri e epoche in cui la storia effettivamente non era stata ancora fatta? Cisterne, cisterne comunicanti fra di loro, con un sistema di filtro, splendidamente scavate, con delle forme parabolari a campana per poter meglio tenere l'acqua. È ceramica, bellissima, questa è la ceramica materana di Seradalto, una, 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 una figura quasi aniconica, questa figura in cui l'espressione appena è accennata comincia a esserci, siamo veramente agli albori del mito e della fraistoria. E qui ho, ho fatto questa carta per, perché ci spieghiamo un po' meglio, e vediamo l'origine delle diffusioni culturali della prima agricoltura. Naturalmente siamo in Mesopotamia siamo al e ho messo le date in cui si ritrovano i reperti. Chiaramente eh, il Neolitico arriva a Matera eh, con un certo ritardo, arriva dopo, perché questo è il progresso. Le grandi aree di diffusione... Conosciute, note, convenzionali sono queste della Metopo Fos Mesopotamia, che certamente prende tutto il Mediterraneo, ma che io ho voluto allargare alle civiltà dell'Indo, che sono spesso dimenticate, ma che sono invece una componente fondamentale della cultura poi internazionale che si viene a creare all'epoca con Arappa e Mohenjo-Dario Mo E qui un altro focolare di diffusione che è il grande nomadismo dei deserti che trova poi in Arabia un momento di unione con quello dei primi, dei primi agricoltori sedentari. Naturalmente Goblechi Tepe è la data che abbiamo oggi più antica, 9500, i primi tempi paleolitici non ancora di agricoltori, ma che comunque realizzarono queste grandi strutture sotterranee, Ciatalluyuk a Matera da dove arrivano? Beh, arrivano dall'Albania, arrivano dai Balcani, il Neolitico arriva per andare sul Gargano, le miniere di selce sul Gargano, la selce, incominciare lo scavo, la, eh, scavare la grotta e quindi grandi, tutti i villaggi neolitici della Murgia. Io lo chiamerei il Neolitico della Murgia, questo Neolitico straordinario che poi si diffonde, sapete, l'ossidania di Lipari che veniva commercializzata quindi il traffico nautico è attestato, l'ossidiana viene commercializzata e poi arrivano a Malta, certamente a Malta hanno un'esplosione straordinaria poi di, di farossismo costruttivo. I templi di Malta e gli ipogei di Malta non sono altro che portare al massimo quelle cose che a Matera non sono state già sperimentate, probabilmente perché chiusi, probabilmente perché è un grande santuario mediterraneo di queste culture. Ecco, in questo orizzonte Matera è al sesto millennio. E grandi fossati, grandi, quei fossati che già nella Down avevano fatti nel terreno, nel suolo. Qui sono fatti nel calcareo, la cosa straordinaria che essendo fatti nel calcare noi oggi li possiamo vedere. Grandi fossati che individuano dei villaggi, questo è l'ingresso del villaggio di Murgia Timone, un luogo straordinario, gli archeologi non lo scavano e qui ad Osanna vorrei lanciare un appello, non lo scavano perché essendo stato rimaneggiato eh, non c'è stratigrafia, quindi non c'è un interesse scientifico per capire i momenti, gli scavi, stanno scavando a Trasanello da, da, da quando? Da vent'anni e speriamo che ci dica qualcosa, ma questo va scavato perché deve essere visualizzato. Noi in questo qui vediamo, adesso qui lo vedete poco, ma io affittai un elicottero allora nel 90, adesso con Google tutto si vede meglio per poterlo vedere. Vedete in verde si vedono i fossati. Fu scoperto, fu pubblicato per primo da Ridola che li chiamò villaggi trincerati, ma trincerati vuol dire per la guerra, ma probabilmente questi non erano per la guerra, certamente non lo erano, qui il fossato si interrompe, non è vero che il fossato è chiuso, il fossato è aperto, qui c'è qualcosa di differente. Ed ecco un'interpretazione che facemmo, ecco questo è un po' come funzionavano questi fossati, qui siamo in Germania, è un villaggio a col e questo è il nostro. E il nostro villaggio, vedete questa forma, ellissi, doppi cerchi, meandri, labirinti, siamo all'interno di una cultura che, 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 comunque, che comunque sfocia sempre nel mito, nel simbolico. Il villaggio è orientato, è orientato a est-ovest, anzi più che a est-ovest, verso i solstizi. Qui c'è come un sistema di raccolta d'acqua, le pendenze vanno così, c'è una collina, quindi c'è un lago, l'acqua va dentro il fossato, probabilmente gli animali, le persone si abbeveravano e poi dell'acqua sporca defluiva e serviva per irrigare i campi. Il villaggio funzionava a quelle pratiche straordinarie che all'inizio, che allora erano le pratiche più avanzate, era come andare nello spazio, ma i nostri, i nostri recinti dei pastori fanno ancora le stesse cose. Questi sono i recinti dei pastori di della murgia, vedete il doppio cerchio, la doppia struttura, perché? Qui ce la spieghiamo, perché le pecore devono essere ogni sera contate, devono passare una soglia, devono essere tossate, devono essere munte, ecco la funzionalità, e la funzionalità anche di sistemi di drenaggio, di canali, di raccolta dei rifiuti, vedete questa immagine è di quegli anni lì, 93, ancora le pecore che pascolano sugli altopiani di Matera, ecco un posto dove passato e presente sono contemporanei, dove tutte le età sono contemporanee, dove questa struttura, io ci ho portato poi tuareg, la Sahara e i miei amici a vederla, e noi eravamo stati lì ad una struttura simile, nel Sahara, nello stesso periodo, prima età del bronzo, forse un momento di prima grande globalizzazione culturale, però lì noi trovavamo dell'acqua dentro al tumulo, perché queste strutture funzionano per condensare l'acqua, e potevamo bere, e tante volte anche un un bicchiere d'acqua nel deserto può fare la differenza fra la vita e la morte. E il sistema funziona tecnicamente in modo molto semplice. Durante il giorno i venti si infiltrano tra le pietre e trovano una situazione più fredda e c'è condensazione. E durante la notte, è un fenomeno che voi stessi avrete sperimentato, una pietra è più fredda, quindi si forma rugiada, e poi acqua che precipita. E nel, nelle murge ci sono dei veri e propri pozzi aerei, delle strutture come i trulli, come i nuraghi, che cercano attraverso la massa di di pietra di captare l'acqua e questo olivo vegeta perché questa torre, che appunto non è una torre difensiva ma è un sistema per proteggere, per dare acqua all'olivo, questo olivo, quest olivo eh, durante la notte ha l'acqua captata dai massi di calcare e questo crea la resilienza perché voi direte ma quanta acqua si fa così poca? però quel tanto che basta a fare in modo che le... la pianta non possa morire nella sta... nei momenti di mancanza e quindi poi potrà fiorire. E la resilienza oggi è un insegnamento fondamentale ed è quello che Matera ha dimostrato di avere, cioè di riuscire a rinascere, a rifiorire dopo l'abbandono. Ecco, questa è una delle tipiche cisterne della Murgia, certamente molto più recenti, però interessantissime, Tem sembrano dei tempi sprofondati nel terreno, non vanno in una falda, funziona, perché una camera affondata nel terreno intercetta i flussi di umidità del pendio e crea dell'acqua utilizzabile qui che poi viene raccolta con un secchio. Questo pendio è attrezzato in modo da raccogliere l'acqua. Le grotte scavate qui determinano un taglio. Che intercetta tutta l'acqua raccolta dal pendio, quindi qui sopra poi ci sono delle canalette, delle fessure, delle cisterne alla base. Ecco, siamo all'origine dei sassi di Matera, alle origini di un sistema. Qui siamo nella valle dell'Ofra, sempre a Matera, e vedete la nascita dell'architettura: come nasce dalle grotte, come nasce dalle caverne, come nasce a Matera la caverna scavata, il materiale viene usata per tamponarla, noi la chiamiamo grotta tamponata a Matera e l'arco che non è altro che la forma della grotta ripresa con dei conci per costruire e inventi l'arco rapidamente perché devi foderare la grotta e quindi lo fai. Non ci vuole niente poi questo arco a portarlo fuori e a creare l'architettura. In questa immagine vedete come il sistema organizzativo spaziale Viene molto prima della città evidentemente, era un'idea di comunità differente dalla forma urbana, come, diceva, come si diceva prima appunto erano comunità che però qui avevano già creato il sistema di sussistenza agropastoriale, davanti alle grotte a ferro di cavallo ci sono le aglie giardino, ci sono i luoghi pastorali, la grotta serve poi per lo stoccaggio, serve per i cibi e il frigorifero, si vive probabilmente all'aperto per agglomerati sparsi, solo successivamente tutto questo sistema diventa città, si satura. A Matera si vede benissimo come ci sono luoghi dove enormi cisterne sono in seguito trasformate con abitazioni dentro, quindi c'erano prima le cisterne, c'era prima il sistema dell'acqua e poi è venuta la città e poi la città ha distrutto anche un sistema e un pensiero precedente. Ecco, in questa immagine potete vederne l'evoluzione. Il piano con le aie agropastorali, le grotte, il sistema di scale e canalette che poi creano l'intrigo gravitazionale dei percorsi per i sassi, le cisterne in, in sezione nelle grotte, queste sono le grotte sezionate, col passare del tempo si tamponano le grotte, viene avanti la casa costruita. A questo punto l'acqua non arriva più dal pianoro sostanza e da dove arriva? Arriva dai tetti, per questo se voi vedete a Matera i tetti delle abitazioni non sono mai spioventi fuori, sono tutti all'interno perché tutta l'acqua continua ad essere raccolta e a questo punto il pozzo realizzato qui, che non è un pozzo come quelli che noi consideriamo, quelli che acquistano acqua dal basso, ma Prendono l'acqua dai tetti, sono in realtà cisterne, pozzi, cisterne, piscine, vengono chiamate a Matera, che realizzano l'acqua. E questa è la realizzazione di questa città straordinaria. Con questo racconto, dicendo che è un luogo straordinario, un luogo magnifico, c'era l'acqua corrente quando a Firenze ancora non ce l'avevano, in ogni grotta c'era l'acqua che arrivava, abbiamo affrontato la competizione per, e vinto la competizione per l'iscrizione UNESCO. E incominciò quel periodo straordinario di recupero eh, dei sassi con persone che sono tornate a abitare, appunto tanti erano già andati, pionieri, io stesso feci una casa di cui farò vedere delle immagini, ma poi è incominciato quel processo che ci ha portato poi a Matera di 2015, 19 a candidarci, con un racconto appunto di una città millenaria, di una città geriale in cui il fine non è il passato di questo racconto ma il futuro, sono incominciati i restauri, questa è una cisterna che abbiamo restaurato, pensate gli operai del cementificio hanno lavorato gratis per per restaurare questa cisterna, proprio quelli del cementificio, in una <ride> catarsi, diciamo, <ride> in un contrappasso. E qui è quando l'abbiamo inaugurata. Hanno voluto lavorare gratis e sono tornate anche le pecore in quell'occasione. Quindi vuol dire che riportare l'acqua richiama anche tutto questo ecosistema. Ecco, questo è solo un buon esempio di una delle tante case che sono state restaurate, ma questa era la situazione di casa mia prima. Perché adesso è troppo facile per tutti, Aris, Matera, tutti la vogliono, tutti vogliono stare nei sassi e patrimonio normale, ma allora non ci voleva andare nessuno. Questa era la situazione, quando, quando Raffaello De Ruggeri fece la sua casa per prima era considerato un frecchettone eh, che andava ad abitare nei sassi, mica, mica un sindaco come lo vedete adesso. E questa era la situazione, mia madre Pianze, che è di Matera, quando gli dissi che voleva andare ad abitare qui. Questa è la situazione di immondizia e di degrado a cui i sassi sarebbero stati destinati Andiamo avanti rapidamente, questa è come era casa mia prima, ma vediamola dopo che ci risolleviamo un po'. Ecco, il modo di intervenire doveva essere anche interessante, riciclare i materiali sul posto, intervenire con piccoli mezzi, con piccole imprese, ricostituire una capacità di impresa locale, capace. La bioarchitettura è nata lì, adesso è normale trovare della, calce, della buona calce, la vendono le grandi industrie dell'edilizia, ma allora non si trovava, la dovevamo fare sul posto, dovremmo portare... ecco, insegnare agli operai a fare degli intonici fatti a mano, in cui il gesto venisse, fosse, fosse importante. E questo è il modo con cui eh, si restaurava correttamente nei sassi, facendo certamente delle prove di intonaco. Questa è Pozzolana, eh, non è cemento, quella nera che va benissimo poi, che è la, la materia dei romani, che, che ha creato il mondo romano. E questa è calcita spatica, la utilizzavamo per impermeabilizzare le pareti da mettere insieme all'intonaco. Ecco il gesto di chi lavora che si veda, non queste imprese che cercano di fare tutto uguale, tutto omologato, appunto un pensiero diverso che viene da Matera, un pensiero che ancora deve il, il rifacimento col cucci e scucci, col rifacimento l'arco come doveva essere, e questo vediamo le, le, gli esiti finali, andiamo rapidamente. Questi è ancora durante i lavori. Ecco mi piaceva, mi è piaciuto qui il ritrovamento di un pavimento antico nella camera da letto, eh, alcuni scorci, il canale, due rubinetti nella cucina perché appunto l'acqua piovana delle cisterne viene utilizzata nell'abitazione per i sanitari e invece un rubinetto con l'acqua del sindaco che è buonissima e serve per bere. Un, questa è una cisterna trasformata in un bagno turco, in una mamma. Nelle mie riminescenze orientali ho voluto fare anche questo, ma perché? Perché in quel momento io dovevo con forza dimostrare che abitare nei sassi era straordinario, quindi questa cosa doveva essere un manifesto che invogliava, allora non è che era così scontato. Quindi anche amenità e questo è il soggiorno nelle grotte temperature straordinarie 15 gradi è stato inverno sempre sistemi di raffrescamento come quelli in Iran con colonne di areazione per cui la temperatura rimaneva a 20 gradi è un nomadismo interno all'abitazione e questo per cui vi dico questo pensiero diverso ah, sì, sì, vado rapidamente alle conclusioni questo pensiero diverso cioè ci spostavamo con la mia famiglia c'è cioè mia moglie è qui quando faceva più caldo fuori a Matera arriva anche 45 gradi fuori andavamo verso verso l'interno della grotta e si stava benissimo. Perché stavano nelle grotte? Perché si stava bene. Perché in quei climi e in quelle temperature era la cosa ideale, senza spendere acqua. Ecco, qui una conferenza in Cina, in, no, in Spagna, se, se la Cina segue il nostro modello, l'umanità è finita. Perché? Perché il nostro modello è distruttivo, è onnivoro, è a consumo di energia e naturalmente i cinesi non la presero bene che que dissi questo. Mi hanno invitato a dire ma che modello dovremmo seguire? Ma io non è che lo dicevo perché loro sono cattivi, lo dicevo perché sono tanti. Se fanno i disastri che facciamo noi anche loro, sono tanti, il disastro sarà infinito. Ecco, la Cina però, no, volevo for forse quella di prima, il giornale? Beh, ecco, la Cina pubblica eh, la rinascita di Matera. L'esperienza dell'UNESCO ci porta alla conservazione del, degli antichi, antichi vestigia della Cina. Ecco, la Cina impara da Matera, questa è stata una soddisfazione straordinaria, impensabile, la rivincita di Cafonia, cioè noi siamo riusciti a dire alla Cina quello che deve fare. Ed effettivamente la Cina fa un programma strategico adesso per rivitalizzare tutti i villaggi e sarà una svolta epocale dopo 20 anni di urbanizzazione forzata. Ecco questa è Matera, questo è il messaggio che noi vorremmo portare con 2019 che dovremmo, che cercheremo in tutti i modi di portare Antonio, non possiamo, non possiamo fallire, lo facciamo per Matera ma lo facciamo per tutti i sud, lo facciamo per tutti i sud del mondo. Matera appunto come, come dicevo, come è stato citato nell'introduzione, è, è, è oscuro e luce, è antro e sole, è, è profondità e cielo stellato, è una divinità, è una divinità primordiale, ed è un racconto straordinario, vedete la luce che entra nelle caverne, no quella di prima, quella di prima, lasciano, la luce che entra nelle caverne, le caverne sono orientate per ricevere la luce in una nicchia che sta alla fine, questa, questa, questa cisterna non ha una canaletta d'acqua, si riempie utilizzando il vapore acque, quindi è quasi un miracolo, però questo è un incontro cosmico, un incontro che c'è in tutte le storie delle civiltà e delle religioni, è il sole che entra nelle viscere della madre terra, è un un racconto che c'è anche negli antichi graffiti preistorici, questo è Porto Badisco, che, che, che sono un enigma ma che ci possono raccontare di tutto e parlano di materia della nostra civiltà, l'uomo, l'uomo e la donna, la comunità. Ecco, la comunità, il labirinto, il meandro, una città diversa, un pensiero... Fatto di cicli, di risorse che vengono continuamente ri riutilizzate, un pensiero che può alludere ad un futuro diverso, questa è per noi matera. Quindi non è il passato quello che abbiamo alle nostre spalle, ma è il nostro futuro, è il futuro di una città sostenibile, un futuro che va verso gli orizzonti delle Nazioni Unite del 2020, no? De Sulle città sostenibili, matera, tutta l'Italia, tutti noi, tutta l'Europa dobbiamo essere fiera e usarla come modello, un modello per un futuro migliore per tutti, per una città al paesaggio. Una città che cambia, va una città fatta per il popolo, perché alla fine i monumenti, le città sono per uomini, sono per il benessere delle nostre comunità, anche per i cinesi. Grazie. Grazie Pietro Laureano. Il sindaco Raffaello De Ruggeri, mi, mi fermo con te sul, sul palcoscenico. Poi volevo sapere anche se c'era in sala Marta Ragossino eh, che aveva detto che è la nuova direttrice del Polo Museale Lucano, non la vedo. Dove sei? Eccola, <ride> volevo salutarla e il nuovo direttore dice vieni giù che poi magari ci fai una battuta <ride> Marta. Allora, Sindaco De Ruggeri, vi ho detto prima... Eh, e di mestiere fa l'avvocato, ma è stato ha una storia bellissima, dovremmo dedicarti una giornata, una mattina, perché da giovane con dei suoi eh, amici e le fidanzate di allora è stato un pioniere delle scoperte delle chiese rupestri, in particolare della cripta del peccato originale che è qualcosa di straordinario. Abbiamo accennato alle chiese rupestri di Matera, queste appena appena fuori e eh, quando lo visiti Uh, io personalmente ho pianto, sì. ma non solo io, qualcun altro che era anche con me, eh, perché è qualcosa di, di meraviglioso che ci fa capire come l'Italia e a eh, un crocevia appunto di, di influenze e di, di partenze. Sembrava di essere a Ravenna qualche come dire, eh, secolo dopo eh, e insomma, sarebbe come dire, questo è un capitolo che eh, Raffaello eh, potrebbe raccontare. Voglio solo dire che eh, Raffaello De Ruggeri, prima di diventare sindaco, è stato per tutta la sua vita uno dei militanti della cultura del sud, tanto che in uno degli ultimi eh, libri... Di, di Salvatore Settis cita solo Raffaello De Ruggeri, prima che diventasse sindaco, come appunto esempio di, eh, di, di, di salvaguardia, di, di protezione, di, 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 di scoperta del patrimonio e come si diceva prima è stato uno dei primi a ritornare eh, ne, come dire, nella, nella fase di ripopolamento dei, eh, dei Sassi. Raffaello da cosa partiamo? Beh, partiamo innanzitutto da questo momento di grande emozione che parlare qui al Teatro Argentina in questa giornata domenicale è già un momento fulminante, come fulminante è la città di Matera, perché chi vi parla non va portato immagini, ma vi trascinerà con le parole in questo luogo strepitoso che come io spesso dico è una geologia esistenziale anacronistica, fuori del tempo e sopra il tempo. Matera è uno spazio geografico, come voi avete potuto intuire, che si è fatta storia. È la più grande interpretazione urbana della natura. È uno degli insegnamenti umani più antichi del mondo ancora vivo. E se questo insediamento è ancora vivo è perché è riuscito sempre a produrre nuova storia, non si è mai fermato, ha sempre continuato a muoversi come è nella vicenda dell'uomo, l'uomo che non si ferma mai, che è sempre alla ricerca di futuro e che vede in questa sua rincorsa operativa il compito, un compito da assolvere, cioè so un vivere in una situazione di associazionismo continuo per esprimere non asfissia di futuro ma produzione di futuro. Questa è la città di Matera. Matera non ha mai avuto un demiurgo, un architetto, un principe. Matera è una città comunitaria, costruita dalla comunità attraverso questa operazione di metabolizzare la natura in città e là il rupestre che è diventata città. Questo è l'elemento di partenza, però io volevo portare a voi l'esperienza valoriale che mi porta oggi alla mia età ad essere sindaco della città. Vedete, io quando sono stato giovane, mio padre mi impacchettò e mi mandò a Roma a studiare. Perché anche allora si aveva questa sensazione di una città negletta. Carlo Levi nel suo libro pubblicato nel 1945 descrisse la terribile situazione e la condizione igienico-sanitaria dei Sassi. Ma io e tutta la comunità lucana deve essere grato a questo piemontese che aprì lo scenario su questo luogo. E cosa avvenne? Che ci furono due interpretazioni, che sono le interpretazioni che hanno portato poi questo, questa lunga marcia verso la redenzione della città. La politica che definì vergogna e infamia nazionale la città. Alcuni illuminati mandarono un ambasciatore a Matera nel 1951 che si chiamava Cartier Bresson il quale viene di notte, non vede nulla, la mattina si alza, si trova di fronte alla facciata barocca di una chiesa materana e dice al suo amico, una città che ha una chiesa come questa non può essere una città miserabile. Queste sono le condizioni per cui noi giovani ci ponemmo il problema, chi siamo? Siamo i figli della miseria come tutti sostenevano? O siamo i figli della storia, come qualcuno in un orecchio ci diceva, e siamo stati nani sulle spalle di giganti. E questi giganti avevano un nome e un cognome, si chiamavano Adriano Olivetti, si chiamavano Umberto Zanotti Bianco. Io ho frequentato, non andando più all'università, Palazzo Taverna in via di Monte Giordano. Io sono del 35, perciò posso parlare in questa maniera. E ci portammo addosso questa necessità di riscatto. Costituimmo un'associazione per rispondere a questo quesito. E soprattutto Umberto Zanotti Bianco mi disse, tu devi tornare nella tua terra e devi soprattutto capire se questa terra è in matrigna, o è materna. E capivo che era materna. Non era quella zavorra storica di cui si parlava, non era il simbolo della miserabilità del mezzogiorno, non era il luogo da demolire o da distruggere. Avendo qui l'amico Osanna, in quell'epoca qualche personaggio disinvolto, una volta che i sassi erano stati svuotati da 15.000 abitanti, disse che bisognava lasciare il rudere al ricordo di quell'infamia e i sassi dovevano diventare la pompei della civiltà contadina. Noi ci opponevamo perché noi ritenevamo che la visione profetica della città di Matera era quella di recuperare questo valore distintivo. E operammo un processo che chiamammo mitridate, distillare nelle vene delle donne e degli uomini di Matera il veleno del valore identitario. Cioè un problema di metabolizzare la frustrazione di appartenere in un luogo che si riteneva rappresentativo di quel disagio economico e sociale del paese, rappresentarlo invece come uno degli elementi vitali di una città che aveva una sua unicità e una, una sua universalità. Ecco, vedete, io sono un credente e quando continuerò a vivere nella morte, penso che il mio epitaffio potrebbe essere questo. Chi è in anticipo sul suo tempo, dal suo tempo sarà raggiunto. E siamo riusciti in questa lunga marcia a far sì che ciò che era infamia e vergogna è diventato orgoglio di appartenenza, è diventata autostima e è diventata responsabilità della comunità verso il futuro di questa città. Abbiamo cancellato nella concezione della comunità quel fatalismo meridionale che io chiamo asfissia di futuro, quel meridionalismo statico, disaffezionato, pessimista e disfattista. Questa è la condizione di una città che è cresciuta su questo livello e dove ha pensato, ha ritenuto una volta che si è convinta di vivere in un luogo unico e universale, questa comunità è riuscita a trasformare quel capitale fisso di storia che aveva nel ruolo della città per il suo sviluppo. Questa è stata la rivoluzione scandalosa di Matera. Ecco perché noi siamo riusciti... In questa lunga marcia che va dall'81, quando il presidente del Consiglio Spadolini ruppe l'incanto e venne a mettere la prima pietra di recupero nei Sassi, quando nell'86 la Repubblica Italiana nella sua legge ritenne i Sassi di preminente interesse nazionale quando con Laureano il 9 dicembre del 93 a Cartagena Matera fu iscritta nei siti Unesco, quando il 17 ottobre del 2014 Franceschini, ministro dei beni culturali, designò Matera capitale europea della cultura. Ma quel giorno, il, il 17 ottobre, nella piazza di San Giovanni a Matera vi erano oltre 5.000 persone radunate ed erano lì non per festeggiare la vittoria, che non si conosceva l'esito della competizione, erano lì in attesa di conoscere l'esito di una competizione di cui tutti si sentivano protagonisti. E quando Franceschini pronunciò il nome di Matera ci furono feste, rulli di tamburo, sventolio di bandiere, ma anche lacrime. Questo è il dato partecipativo. Perché che cosa è avvenuto? È avvenuto che in questa lunga marcia in cui si è riuscito a smuovere la frustrazione dell'appartenenza e si è creato la condizione di una responsabilizzazione dei cittadini alla polis, si è vissuto l'elemento di trasformare il cittadino in protagonista e non in spettatore. E loro si sentivano protagonisti. E soprattutto attraverso l'operazione della socializzazione della cultura, cioè di mettere il cittadino in confidenza con la storia del proprio luogo e con le proprie radici, quella confidenza che crea quello scatto di orgoglio, quella confidenza che si trasforma in rendicondazione rigorosa, vissuta, convinta della qualità del proprio territorio, che non era zavorra storica, ma era un lievito di nuovi messaggi di nuove visioni e di nuove azioni. Questo è il miracolo di Matera. Questo è stato il grande momento magico. E io dico con una frase che può sembrare pesante e superba. A Matera la questione culturale si è trasformata in questione politica, perché la consapevolezza di vivere in quel luogo straordinario ha fatto sì che i cittadini si riconoscessero nella polis e dessero la loro adesione alla polis. E questo è stato uno dei messaggi ideologici della candidatura, quando si è voluto far sì che il, uno dei punti di forza era quello di costruire un nuovo soggetto sociale, cioè passare dal cittadino ad abitante culturale cioè abitante consapevole del valore del proprio territorio, della propria storia. E quindi il valore profetico di Matera rispetto al presente fa sì che il presente non è la continuità del passato, ma è invece l'anticipazione del futuro. Questo hanno letto con rigore i commissari europei venuti a censire la candidatura della città di Matera. Hanno visto questa città, come è stato detto, con un potenziale ancora inespresso, una città in salita che voleva crescere, una città che esprimeva ancora questa forza e questo vigore che fa sì che questa città può raccontare la vicenda dell'uomo, dalla Selce al Silicio, come dice Antonio Calbi, o come dice io, il sindaco dai buchi neri di una grotta paleolitica ai buchi neri dello spazio. Questo è lo scenario di questa città straordinaria. E oggi, dopo aver fatto questa militanza civica per anni, qualche anno fa, anzi due anni fa, a 80 anni ho deciso di entrare ancora in competizione per portare questo apporto di esperienza valoriale in questo momento e per cercare di neutralizzare quello che chiama l'amico volpe la mercificazione della cultura, che è un'impresa eroica, perché è difficile far comprendere alla gente che ciò che piace al mercato sia giusto. Questa è la scommessa che oggi il sindaco di Matera ha. Il sindaco di Matera sta facendo una battaglia con un altro soggetto UNESCO, che è la pizza. Cioè il sindaco di Matera non è per la pizza al taglio, ma è per il taglio delle pizzerie. Perché non è possibile trasformare le nostre città in bettole a cielo aperto, si perde di dignità. Ma così fan tutte, dico, dicono la gente. Ma il sindaco è in minoranza. Perché è difficile far comprendere che lo sviluppo passa attraverso questo furore gastronomico che oggi impazza nella nostra terra nazionale e italiana. Però al di là di questa battuta qual è ancora una volta il ruolo di questa città? Noi abbiamo l'ambizione, che è ambizione, di costruire il modello di un mezzogiorno che funziona. Io sono un sindaco che non deve fare ovviamente carriera politica. E siccome parliamo di questa confessione pubblica, è vero, io ho avuto anche un peccato di partenza, che anch'io ho militato in un partito della Prima Repubblica, ma era un partito singolare, un partito misterioso, era il grande partito di Gualanafa. Erano quelle fucine. Di pensiero che creavano le condizioni di diventare apostoli del futuro. E allora noi stiamo lavorando su questo abbrivio e siamo convinti che questa città può ancora esprimere questi valori. Vedete, il grande problema che noi abbiamo di fronte è il lavoro e l'occupazione, però qui ci sorregge ancora la cultura come elemento di portanza, perché io ritengo, e sto per chiudere questo mio intervento, che la nuova autonomia del mezzogiorno passa tra un legame duro, pesante, simbiotico, tra cultura e tecnica noi stiamo lavorando perché questa città utilizzando il potere contrattuale che ha acquisito la PIL, il brand possa diventare la città del digitale per trasformare i vicinati contadini in vicinati digitali per far sì ecco, che la nuova storia di questa città entri nella tecnologia quella pulita perché noi non abbiamo Necessità di avere industrie pesanti, abbiamo bisogno di avere industrie pensanti come quella delle manufatture digitali, ma perché? Perché Matera è una città magnetica, è una città che dà sferzate di elettricità, è una città che crea queste scariche di adrenalina quando uno è di fronte a uno spettacolo di quel livello e di quella forza e i creativi che devono applicarsi perché queste nuove tecnologie siano a servizio dell'uomo e del futuro trovano lì gli elementi di stimolazione e di ispirazione. Questa è una città a Matera che tra le altre cose è una delle città più sicure d'Italia dove non esiste delinquenza organizzata dove il sindaco può andare senza scorta alle tre di notte in giro per la città. Ecco perché la densità creativa di questo luogo è di di creatività, che io come dico è una città che educa alla ginnastica mentale, può diventare il centro di queste nuove produzioni di alta tecnologia. E abbiamo già raggiunto degli obiettivi. Se è vero come è vero che Matera è stata già scelta come centro di applicazione della ricerca del 5G, la nuova generazione della telefonia, se la città sarà servita da, entro quest'anno dalla fibra ultra veloce 1 giga. Se è vero che stiamo lavorando per creare a Matero un modello di zen, zona economica speciale di nuova generazione e non solo trasportistica. Ma tutto questo è legato anche a trovare il ruolo della città che deve vivere tra cultura, turismo e produttività legata alle nuove tecnologie perché questa città possa diventare un esempio e un manifesto per quello che può essere. Il nuovo percorso di questo nostro territorio che si chiama Mezzogiorno. E su questo devo fare una riflessione perché noi non siamo persone che vivono fuori dalla tempera storica di questo momento. Il 25 aprile, quando ho ricordato la liberazione dell'Italia dal nazismo, ho detto che il vento del nord dell'epoca. Portò in Italia i valori della unità e della Repubblica. Non so se il nuovo vento del nord porterà i valori della unità o se porterà i valori della disunità, se è vero come è vero, che serpeggia un arroccamento egoistico in quei territori. E non vorrei che fra qualche anno quando il mezzogiorno diventerà un gerontocomio, possa aver avuto ragione Metternich che, dice, che disse che l'Italia è solo una espressione geografica. Questa è la scommessa di Matera, capitale europea della cultura. Non è soltanto il momento gioioso del 2019 dove la città sarà invasa dallo spettacolo, dalla baldoria ludica, dai fuochi pirotecnici. È il messaggio che deve partire dalla città di Matera che io mi sono permesso di esprimere in questa giornata e in questa mattina, ringraziando gli amici del, del, eh, di Roma e del Teatro di Roma di questo invito. Con la consapevolezza, amici che mi state ascoltando, che ritorneremo sempre a pensare che la cultura... Non è qualcosa di astratto, la cultura è un modo di vivere, la cultura è energia, la cultura è collante sociale, la cultura è produzione culturale, non consumo culturale. La cultura, come ha detto un grande francese, rende inevitabile ciò che è altamente improbabile. E voi potevate pensare quante probabilità aveva Matera quando si è candidata a Capitale Europea della Cultura? Lascio a voi la risposta. Grazie. Bene, se tutti i sindaci d'Italia fossero come Raffaello De Ruggeri, questa nazione non sarebbe come dire, allo stadio in cui è, è oggi. Ti ringrazio Raffaello, avremo modo ancora di, eh, di, di parlare di Matera, come vi dicevo prima. Noi siamo contenti oggi di aver fatto questo omaggio e eh, avevo previsto di, professor Stinati, il nostro teologo della chiusura venga qui di fianco a me a chiudere la giornata perché vi, do, vi chiedo 5 minuti di, di pazienza ancora vi ringrazio di essere stati così tanti, mi è arrivato il messaggio 600 persone domenica mattina a parlare di Matera, non era scontato e allora a te la chiusura. Eh, con il professor Stinati abbiamo fatto un viaggio due o tre anni fa in Basilicata, da Melfi, dal sarcofago di Rapolla a Matera, nel mio paesino, e fino a Grumentum, dove sua moglie Anna Stinati eh, vide i primi pesci morti sulla diga del Pertusillo. Lì vicino c'è eh, il, eh, il giacimento, ci sono le trivellazioni, poi furono delle avvisaglie, cari. noi dicevamo ma no, ma non è così, poi è successo quello che è successo. Allora, a, a te eh, eh, la chiusura, ma prima da uomo di teatro voglio chiudere con questa frase che cito spesso di Orazio, visto che... Venosa l'abbiamo sfiorata, nato appunto a Venosa, poeta Sommo, dice, e io la cito spesso, ad Argo c'era un tale non ignobile che se ne stava lieto nel teatro vuoto a sedere e applaudire, illuso di ascoltare mirabili tragedie. Quanto al resto costui compiva bene tutti i doveri della vita, buono con i vicini amabile con gli ospiti, cortese con la moglie, perdonava i servi. Ebbene, costui, quando per le cure costose dei parenti scacciò con l'elleboro puro il male della bile e tornò in se stesso, disse, Amici per Polluce, voi mi avete ucciso, non salvato. In questo modo mi fu strappato il mio piacere. Tolto mi fu un prediletto inganno. Allora, Orazio ci racconta del ruolo che il teatro aveva per le persone che avevano la psiche un po' malandata, di cui Freud poi molti secoli dopo ci ha detto, ma che già uh, Aristotele ci, ci ha ben illustrato con la catarsi. E pensate, quando ero nel Comitato di Matera 2019 uno dei miei sogni era creare un anfiteatro di tufo provvisorio sul paesaggio dove non contemplare nulla se non il silenzio, la bellezza di questa fusione tra cultura e natura e scrutare il cielo, magari recuperando quel tempo fermo che è un tempo dell'anima che è un tempo necessario. Si parlava di dalla selcia silicio che era uno degli slogan dei primi mesi della candidatura e vi ricordo che a Matera, oltre a quello che abbiamo ascoltato, c'è il più grande telescopio d'Europa, tre ce ne sono, Johannesburg, Nuova Delhi, adesso forse ci sarà qualcun altro, e quello di Matera dove osservare il cosmo e proprio a Matera fu registrato lo spostamento di tre gradi, qualche cosa del genere causato dell'asse terrestre, causato dallo tsunami del, del, del indonesiano. E quello che ci diceva prima Raffaello de Ruggeri, quello che ci racconta con le sue battaglie da molti decenni eh, Piero, Pietro Laureano, è proprio questo, cioè che c'è un modello eh, virtuale, un modello che arriva dal passato. Si parla di smart city, ma quella era una smart city già 5.000 anni fa. Quindi siamo contenti di quello che ci hai detto e eh, confidiamo che a Matera ci andiate, non come dire, mangiando la pizza, che Matera possa offrire davvero oltre al suo magnetismo, al suo fascino potente, anche qualcosa di più che parta però dalle sue radici. Questo è che confidiamo nel, nel programma di Matera 2019. Caro Sinati, dacci la benedizione. Cari, cari amici, quindi, eh, non, non, eh, diciamo, non posso proprio letteralmente eseguire ciò che il direttore mi ha, mi ha prescritto, non avendo l'ordine sacerdotale. Non, non di meno. Non di meno, eh, voglio però eh, effettivamente dire che eh, mi sembra che queste giornate, che sono state concepite dal direttore Calbi e, e, e da lui organizzate, e, mh, hanno raggiunto l'obiettivo per il quale sono nate. Eh, Chi ha seguito, incontri precedenti e quello di oggi, non potrà non condividere con noi l'idea che eh, so, sono stati veramente tanti momenti memorabili di riflessione, di conoscenza, di spinta, di impulso verso l'amore per la cultura, il rispetto della nostra storia, la dedizione a questo teatro che assolve ai suoi compiti, così come sono stati indicati dall'amico Calbi nell'introduzione che ha fatto a questa giornata. E non c'è dubbio che tutti gli incontri sono stati sostenuti da un grande afflato morale, questo è, è, è notevole e mi ha colpito il fatto... Che l'incontro di oggi è tutto incardinato a questo. E, diciamo, io vorrei dire una, una parola: come dire, ecco, prendo uno spunto, dato, dato che il, il direttore Calbi ha voluto che l'impostazione di questi incontri avesse una sorta di carattere sacrale, perché ha de designato una trinità laica. Composta da, da Massimiliano Ghidardi e da Andrea Steiner e dal sottoscritto, con, che nei vari incontri hanno avuto dei compiti precisi ma molto uniti. E Massimiliano, che voi conoscete, è un, una figura molto brillante, peculiare nella vita culturale romana italiana internazionale, è il vice direttore dell'Istituto di Studi Romani e ha dimostrato un talento molto particolare nell'unire sempre la più imminente contemporaneità delle cose che ci succedono, si può dire tutti i giorni, ai grandi temi storici che sono stati trattati nel corso dei vari incontri, dando eh, come si dice, un brillante segnale della rilevanza di una delle tante grandissime istituzioni culturali di questa città, che è l'Istituto Nazionale di Studi Romani. E, 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 e abbiamo avuto, attraverso Andrea Steiner invece, un altro aspetto caratterizzante di questi incontri, quello cioè della dignitas della cultura tutti gli oratori l'hanno avuta, ma voi sapete Andreas dirige la rivista Archeo e, e ogni volta ha presentato a noi delle grandi tematiche attualissime nella ricerca archeologica e lo ha fatto con quella, vorrei dire, peculiarità che ha contraddistinto e contraddistingue generazioni di studiosi che oggi non, non, non dico che si perde, non, non è questo, però è, è, è a volte è un po' quattutita, cioè quella di, di vedere nell'uomo di cultura, l'uomo naturalmente intendo l'essere umano, di, di cultura il, il rappresentante più emblematico di quel senso dignitoso, alto del vivere. Che rende ogni aspetto della nostra attività degno di essere appunto vissuto. E, e, e Andreas ci ha raccontato tante belle cose che penso resteranno molto dentro ciascuno di noi e il sottoscritto ha avuto la funzione di augurare eh, fondamentalmente il buon pranzo alle. alle non è vero! Alle, <ride> ai, ai convenuti e anche, e anche a se stesso devo dire e, dando a questo augurio che è una sorta di benedizione devo dire, perché ma mangiare cari amici è una grande benedizione diciamo, e d'altra parte la cultura che qui ci viene data è un nutrimento è il nutrimento dello spirito e sarà una banalità, ma il nutrimento del corpo e dello spirito se possono marciare insieme armoniosamente è una benedizione e questa, questa ce la possiamo impartire sì, realmente tra noi. Voglio solo dire, dire che quando siamo entrati nel castello di Melfi, uno dei tanti musei che Marta ha come dire, gestisce, dirige e preserva. C'è il famoso sarcofago di Rapolla, e siete obbligati, se andate in Basilicata, a passarvi. Era talmente impressionato il professore, stirati dalla bellezza, andate su computer e cominciate a studiarlo, che disse, e questa è una, come dire, una, me la voglio prendere, un po' di campalinismo lucano ci vuole, ma so, è più bello dei bronzi di riace, <ride> cioè, senza nulla allevare i bronzi di riace. Possiamo chiudere così? Sì, sì, possiamo chiudere così. Ho il piacere di confermare, è vero che dissi questa frase e la direi anche in questo istante perché lo penso fermamente, è uno dei più grandi capolavori, ai miei occhi, dell'antichità, che ci è, stato, ci è stato donato ed è ha, ragione, ha ragione il direttore Galbi. È un'opera somma eh, che merita l'attenzione e, e l'affetto di tutti noi. Quindi adesso veramente possiamo curarci un buon passo. po' passo. Posso permettervi di, di ringraziare anche un po' personalmente, ma questo è un po', capisco, è un po' narcisistico, ma insomma, mi sarà perdonato. Vorrei ringraziare tanto l'amico Volpe per questa grande, e appassionata e veramente nobilissima, se posso permettermi di dire, orazione che ci ha fatto e in cui tra l'altro mi ha gratificato di una citazione. Ti voglio ringraziare Giuliano, c'è cioè, tra noi una grande amicizia, grande rispetto che in questa sala trova un momento magnifico. Poi voglio, se mi è consentito, ringraziare Osanna per la lezione che ci ha fatto. È uno da cui si impara sempre tantissimo, quindi permettimi di dirlo, sul laureano no, non posso dire nulla se non che ha dato naturalmente la prova di sé, di essere quel grandissimo intellettuale che è, e poi, insomma, il sindaco di Matera è sempre così nitido, così preciso. Voglio dire una cosa che mi ha commosso mentre parlava, e, e, pochi giorni fa, Stavo studiando delle, dei testi inerenti al congresso di Vienna e, e altre, altre situazioni storiche che mi interessano sempre tanto e ho letto che un grande filologo, cosa che ignoravo, ehm, sostiene la tesi che la frase eh, l'Italia è un'espressione geografica così terribile e effettivamente così, così dolorosa sembrerebbe che non fu pronunciata esattamente in quei termini e con quel significato, ma in un modo, in realtà forse non è stata mai pronunciata veramente così, così come no? alcune frasi storiche attribuite ai grandi ai grandi eh, scrittori, ed, a, a volte non sono, non sono mai state pronunciate veramente da quegli scrittori, no? io faccio sempre il caso del fine giustifica i mezzi, la frase che sintetizza il pensiero di Machiavelli, ma Machiavelli non, non l'ha mai scritta e non l'ha mai detta. E pare che in realtà quell'espressione fosse molto meno insultante, fosse semplicemente una eh, tesi appunto di tipo... Politico, ma politico riferito alla grande problematica dei confini degli Stati che, che trovava tra l'altro la, la sua tragedia non tanto nell'Italia quanto nel nord dell'Europa, nella famosa questione dei confini tra la Polonia, la Germania e, e la, la Boemia, eccetera, eccetera. Ma questo lo dico perché eh, effettivamente è, è bello pensare che alcune cose che ci risultano dolorose e, e, e gravi, in realtà forse va, possono ancora essere lette in un'altra ottica e in un modo più lusigliere e più bello, esattamente come la, 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 la tristezza di, di Matera è stata letta invece nella direzione giusta, non il luogo dell'avvilimento e, della, e della prostrazione, ma il luogo della proiezione della proiezione verso un futuro che è contenuto, come il sindaco ha detto così bene e così nobilmente, è contenuto nella corretta lettura storica di ciò che ci è pervenuto. Ecco il grande dono che queste elezioni ci fanno e quindi adesso veramente ci possiamo ritirare. Arrivederci, arrivederci a gennaio 2019 e che magari partiremo da Matera. Grazie.